Buongiorno, sono il professore Michele Gallo e sono il referente per l'orientamento in ingresso dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale. Siamo in questa diretta streaming per presentare l'offerta formativa magistrale dell'Orientale, la quale si compone di 9 corsi di laurea magistrale, di cui 2 che fanno parte delle classi di laurea LM37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane, 2 di Relazioni Internazionali e poi ne abbiamo uno per Archeologia, Filologia Moderna, Lingue e Letteratura dell'Africa e dell'Asia, Lingue Moderne per le Comunicazioni e la Cooperazione Internazionale e traduzione specialistica e interpretariato. Prima di passare alle presentazioni c'è un saluto da parte del nostro rettore, il professore Roberto Tottoli. Benvenuti all'Open Day dell'Orientale per le lauree magistrali, dove troverete la descrizione dei nostri 9 corsi di laurea magistrale che riflettono le nostre competenze, che vanno dalle lingue, le culture di tutti i continenti, dalla storia, dalla contemporaneità. Insomma, sono sicuro che troverete cosa può interessarvi. Troverete anche tanti iscritti da molti atenei in Italia. Le magistrali dell'Orientale sono molto attrattive e troverete possibilità di interagire con studenti provenienti da ogni parte d'Italia e anche da ogni parte del mondo. Gli innumerevoli accordi Erasmus permetteranno di accogliere studenti stranieri e poi per voi di recarvi in altre parti d'Europa e del mondo per approfondire i vostri studi. Quindi benvenuti e ascoltate le descrizioni dei nostri corsi di laurea magistrale. Bene, quindi possiamo iniziare con le presentazioni. Prima però voglio ricordare a tutti i partecipanti che è possibile porre delle brevi domande nella chat. C'è il personale del servizio orientamento studenti e i docenti dei corsi che proveranno a dare una risposta. La prima presentazione è quella del professor Palmiciano che introduce il corso di laurea Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. Buongiorno, sono Riccardo Palmisciano, il coordinatore del corso di laurea magistrale in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. Il corso che vi presenterò è stato istituito 6 anni fa in questo Ateneo per colmare una lacuna nell'offerta formativa degli Atenei italiani, in particolare dell'Italia meridionale. Infatti a tutt'oggi questo corso presenta delle caratteristiche uniche che lo distinguono nel panorama nazionale per alcune caratteristiche che ora vi illustrerò. Il corso si propone come obiettivi formativi di fornire delle conoscenze specialistiche sulla lingua italiana, sull'arte e la civiltà italiana, dall'età classica a quella contemporanea. Ovviamente grande spazio hanno lo studio dei testi della tradizione letteraria, ma altrettanto spazio ha lo studio della storia e della geografia dell'Italia. Nel nostro corso si è cercato di creare un sistema visualizzabile in questo schema in cui la lingua e la letteratura, l'arte, la cultura e la storia costituiscono un'unità fondamentale che potremmo riassumere sotto il titolo dell'eredità italiana, the Italian legacy, come direbbero all'estero. E questo sistema è un sistema che non può essere scomposto, perché non si può essere dei bravi docenti di lingua italiana senza avere una profonda conoscenza anche degli aspetti culturali della civiltà italiana. E questo è ciò che distingue il nostro corso dagli altri corsi simili, che hanno un carattere forse più tecnico, più professionalizzante, ma meno formativo, nel senso ampio del termine. Per questo gli insegnamenti che ora vi illustrerò vengono raggruppati in base alla tipologia soltanto per ragioni di comodità,
di comodità espositiva, ma non riusciremo a immaginare questo corso privato di ognuna delle parti che ora vado a illustrarvi. Per quanto riguarda l'ambito linguistico-letterario, noi forniamo degli insegnamenti che partono dalla linguistica e dalla storia della lingua italiana e dalla didattica dell'italiano a stranieri, che sono, diciamo, i due cardini dal punto di vista sia intellettuale che professionale del nostro corso. La linguistica è molto presente, con un ulteriore esame che si intitola Approcci cognitivi al lessico, un titolo piuttosto arcigno che però nasconde in fondo un esame di linguistica. Poi abbiamo esami di letteratura italiana contemporanea, un esame di civiltà letterarie classiche, che è quello che tengo io, e che mira a far capire agli studenti le radici della civiltà letteraria italiana, che affondano ovviamente nelle culture classiche, nella cultura greca e in quella latina. E poi c'è un esame di lingua e letteratura latina che è necessario anche per l'accesso alle classi di concorso. E questi sono gli insegnamenti che esauriscono l'ambito linguistico-letterario. Numerosi sono anche gli insegnamenti nell'ambito storico-artistico. E qui si va dalla storia dell'arte italiana, all'archeologia e alla storia dell'arte romana, alla storia del cinema, alla storia del teatro moderno e contemporaneo e anche un insegnamento di estetica musicale, ovvero sia un esame che fa comprendere anche l'apporto profondo che la musica ha dato nella creazione di quella eredità italiana di cui parlavamo prima. Come vedete, tutte le arti sono rappresentate, dal mondo antico fino ai più moderni strumenti audiovisivi, e tra l'altro noi possiamo approfittare del fatto di vivere a Napoli e di poter utilizzare, come di fatto facciamo, sia i siti archeologici sia gli straordinari musei di questa città come delle vere e proprie estensioni dell'aula. Le lezioni non si fanno soltanto nelle aule universitarie, ma anche in presenza delle opere d'arte stesse, di fronte ai quadri, di fronte ai reperti archeologici. E quindi l'ambito storico-artistico è molto curato in questo corso. Per quanto riguarda poi quella che possiamo chiamare la storia e la civiltà italiana, noi impartiamo insegnamenti di geografia italiana, che è molto importante per capire la specificità della storia d'Italia, e ovviamente esami di storia dell'Italia moderna e contemporanea, ma non tralasciamo neanche il contributo che l'Italia ha dato al pensiero filosofico, soprattutto diciamo nei nostri secoli d'oro, che sono il tardo medioevo e l'età rinascimentale. La storia quindi è molto importante, e queste immagini che abbiamo scelto per esemplificare questo ambito di insegnamenti è, diciamo, un'immagine che ci è molto cara, è il volto sorridente di una ragazza all'indomani del referendum con il quale gli italiani hanno scelto la forma della Repubblica e che ha dato l'avvio alla storia moderna d'Italia. Le attività formative vengono impartite attraverso diverse tipologie. Molto importante è la lezione frontale, che è uno strumento indispensabile per la comunicazione, e le lezioni frontali prevedono 11 corsi di insegnamento obbligatori e un esame a scelta libera dello studente, con il quale lo studente potrà rifinire il suo piano di studi e ritagliarlo un po' più su misura delle proprie esigenze. All'interno però dei corsi e di tutti i corsi di insegnamento sono previste anche delle attività pratiche in forma di esercitazioni e piccole attività di ricerca guidate, a cui teniamo molto perché noi crediamo che non si possa arrivare alla stesura finale della tesi di laurea magistrale senza aver fatto prima delle esercitazioni, delle prove che servono ad addestrare a questo tipo di scrittura, che è una scrittura del tutto specialistica. A queste attività si aggiungono poi le altre attività formative, che nel nostro caso sono articolate in questo modo. Il primo anno è previsto un laboratorio di autoapprendimento con l'uso di tecnologie informatiche su una lingua straniera scelta dallo studente, quindi una lingua d'elezione
scelta dallo studente, e nel secondo anno invece si può optare fra il laboratorio di latino, che può essere molto utile per chi non ha mai studiato il latino negli anni precedenti, e poi dei tirocini, sia interni all'università sia esterni, presso istituti formativi, enti e aziende che svolgano però attività coerenti con le finalità formative del nostro corso. Con i tirocini e le aziende siamo entrati nel vivo del discorso che riguarda gli sbocchi professionali. Noi possiamo creare attraverso questo corso tre profili professionali che possono andare incontro alle esigenze degli studenti e del mercato del lavoro. Il primo profilo professionale è più centrato sull'insegnamento della lingua, in particolare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri. Questo è il primo profilo che noi creiamo. Ci si può impiegare sotto questo profilo sia presso istituzioni universitarie o di formazione superiore straniere, oppure istituti formativi che operano in Italia. Si può anche tentare la posizione di lettore o docente, ovviamente dopo un percorso specifico, per insegnare italiano a stranieri sia in Italia che all'estero. Vedremo che poi, per quanto riguarda l'Italia, c'è una classe di concorso appositamente dedicata ai laureati in questo corso di laurea. E poi si può lavorare come collaboratore esperto in istituzioni culturali italiane e straniere. Il secondo profilo ha più a che fare con la promozione, la diffusione, la fruizione, in sostanza la valorizzazione della cultura e della civiltà italiane all'estero. Si tratta di un profilo un pochino più centrato sul mondo privato, quindi sul mondo delle aziende e delle agenzie e degli enti che operano in questo settore. Quindi si può diventare esperti culturali presso tutti gli istituti italiani di cultura e presso tutte le fondazioni che cercano di promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero. Si può diventare anche collaboratore esperto presso organizzazioni, enti, sia pubblici che privati, che hanno questo obiettivo, ovvero la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale italiano. Oppure si può lavorare direttamente presso delle aziende, agenzie o enti che mirano a promuovere il turismo in Italia e all'estero. Chiaramente parliamo di un turismo di qualità, rivolto quindi a persone esigenti che vogliono conoscere non soltanto le mete più ambite del turismo internazionale, ma vogliono conoscere più nel profondo la cultura del paese che visitano. Quindi si tratta di turisti non distratti, turisti colti, turisti consapevoli. E infine il terzo profilo, è quello che anticipavo poco prima, è relativo proprio all'insegnamento. Insegnamento nelle scuole medie e scuole superiori, ripeto, sia in Italia che presso le scuole italiane all'estero, a cui si può accedere dopo aver superato il concorso in una classe di concorso appositamente dedicata alla lingua e alla cultura italiana per stranieri. Questa classe si chiama A23, si intitola Lingua italiana per discenti di lingua straniera ed è una classe di concorso che sta avendo un discreto sviluppo perché sempre più sono presenti nelle scuole italiane, anche nelle scuole superiori, dei discenti, degli alunni che non sono di madrelingua italiana e che hanno bisogno quindi di attenzioni specifiche. Oltre a questa classe di concorso, però, la nostra laurea, come ogni laurea in filologia moderna che appartiene alla classe LM14, dà accesso anche a tutti i concorsi per altre classi che prevedono l'insegnamento della letteratura italiana, dalle medie fino al liceo. Parlando di lavoro, bisogna parlare anche di quali sono stati finora i riscontri che abbiamo avuto nel mercato del lavoro per i nostri laureati. Disponiamo, essendo un corso
nato 6 anni fa, di 3 indagini statistiche, e da queste 3 indagini statistiche che derivano da Alma Laurea, che è il consorzio che ci fornisce questi dati, non possiamo che dirci soddisfatti, perché sia nel 2018 che nel 2019 abbiamo registrato dei tassi di occupazione del 100%, cioè tutti i nostri laureati o hanno trovato un lavoro o hanno proseguito nella formazione e quindi diciamo, non rientrano nella statistica dei lavoratori per loro scelta. Ecco. E la diapositiva che segue è quella più aggiornata, perché ci fornisce per la prima volta anche i dati sui laureati di questo corso a 3 anni di distanza dal conseguimento del titolo. Ebbene, a 3 anni di distanza lavorano l'80% dei nostri laureati, non lavorano ma non cercano lavoro e quindi sono impegnati in un ulteriore processo di formazione, nel dottorato per esempio, il 20%, e quindi abbiamo un tasso di occupazione che è del 100%, sia per gli uomini che per le donne. E come potete vedere, anche a distanza di un anno, i dati occupazionali sono confortanti, perché a distanza di un anno abbiamo un tasso di occupazione del 75% degli uomini, del 44,4% delle donne, e comunque diciamo, si tratta di percentuali che sono superiori alla media dei laureati nel settore umanistico. Vi dico anche se non ho riportato i dati in una slide apposita, che il livello di retribuzione media è di circa 100 euro in media superiore a quella dei laureati nel settore. Quindi diciamo, non solo ci sono buone possibilità di lavoro, ma si tratta di lavori anche piuttosto ben retribuiti. Chi non volesse cercare lavoro, però, come ho accennato, può proseguire anche negli studi, conseguendo il master di secondo livello in didattica dell'italiano a stranieri, che dà accesso a molte opportunità e che consiglio vivamente, oppure tentare la strada del dottorato di ricerca in uno dei tanti ambiti in cui un laureato magistrale in filologia moderna può tentarlo. Ecco, come si accede al nostro corso di laurea? Allora, per questo io vi rimanderei al regolamento didattico. Il regolamento 2021-2022 è pubblicato sul sito dell'Orientale e quindi è disponibile ad una lettura attenta. Vi dico soltanto che si tratta di avere alcuni requisiti curriculari, cioè avere alcuni esami in certi settori scientifico-disciplinari, e poi bisogna superare una prova d'accesso. Una prova d'accesso che consiste in una breve composizione scritta in una lingua straniera scelta dagli studenti, una qualunque delle tante lingue che si insegnano all'Orientale, o per quanto riguarda gli studenti stranieri, una composizione in italiano. Si tratta di un breve testo di massimo 30 righe su un tema che non richiede una preparazione specifica e quindi diciamo, non bisogna studiare per trattare l'argomento. Si tratta di un tema che mira a testare le competenze linguistiche. Però a questa breve composizione in lingua si associa ormai da 3 anni anche un breve test con 3 quesiti a risposta aperta di massimo 10 righe su tematiche relative al nostro corso, quindi lingua, letteratura, cultura, storia italiana. Vi faccio vedere qualche esempio di quesiti che potrebbero capitare. Si tratta di quesiti molto molto generali, storia dell'arte, per esempio un pittore del Rinascimento, un tema di cultura, le donne italiane e il diritto di voto, per lingua e letteratura, non so, il petrarchismo, per la storia potrebbe essere le tappe che hanno portato all'unificazione italiana durante il Risorgimento. Quindi temi molto vasti che dovreste conoscere in base alla vostra preparazione liceale e universitaria, ma comunque noi forniamo già da oggi una piccola bibliografia per chi volesse approfittare dell'estate per rinforzare le proprie competenze su queste tematiche. Benissimo. La domanda quest'anno verrà presentata solo online, il termine è a settembre, e chi non è ancora laureato può presentare domanda, ovviamente
una domanda che viene accolta con riserva e regolarizzare poi la domanda una volta conseguito il titolo. Titolo che deve essere conseguito entro il 28 febbraio del 2022. Bene, credo di aver detto tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, non esitate a contattare me che sono il coordinatore o la professoressa Alessandra Gissi che è uno dei valenti tutor di questo corso. Grazie. Ringrazio il collega e passiamo la parola alla collega Natalia Tornesello che ci introduce lingue e culture dell'Asia e dell'Africa. Buongiorno, sono Natalia Tornesello, docente di lingua persiana e di letteratura persiana all'orientale e coordinatore del corso di studio magistrale in lingue e culture dell'Asia e dell'Africa, corso di laurea appartenente alla classe LM36 delle lingue e delle letterature dell'Asia e dell'Africa afferente al Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo. L'obiettivo principale di questo corso di laurea magistrale è quello di fornire solide competenze e approfondite conoscenze della lingua, di una lingua orientale o africana e delle relative civiltà nella loro variegata complessità e nei diversi campi della letteratura, della storia, della cultura, della religione, della filosofia e così via, studiate e analizzate nella loro evoluzione storica, dall'epoca antica all'epoca moderna e contemporanea. Più nello specifico, il corso di studio si propone di fornire agli studenti una elevata padronanza linguistica in una lingua asiatica o africana, una conoscenza avanzata della relativa letteratura, e conoscenze approfondite relativamente alla storia, alla cultura e competenze anche in altri ambiti, come avevamo già accennato, che possono essere acquisite, conoscenze e competenze che possono essere acquisite grazie ai numerosi insegnamenti in discipline archeologiche, filosofiche, storico-religiose, antropologiche, studi di genere e così via. Quali gli sbocchi professionali di questo corso di studio? I laureati in lingue e culture dell'Asia e dell'Africa potranno trovare occupazione come traduttori e redattori di livello elevato nel settore dell'editoria, anche digitale, come revisori di testi audiovisivi e multimediali, come revisori di testi tecnici, consulenti nella promozione di eventi culturali ed artistici, come specialisti di area e mediatori linguistici e culturali, esperti culturali e linguistici, inoltre in diversi ambiti, come enti e istituti di cultura italiani all'estero, come organizzazioni non governative, istituti di cooperazione internazionale, nonché imprese commerciali e import-export. Questo corso agli studenti che hanno acquisito un congruo numero di crediti in particolari settori, così come previsto dalla normativa vigente, possono avere accesso ai percorsi di formazione per l'insegnamento e quindi avere accesso ai concorsi per l'insegnamento delle lingue negli istituti scolastici di istruzione secondaria. Questo corso è l'unico in Ateneo che consente, organizzando il piano di studio in maniera finalizzata appunto a questo scopo, consente l'acquisizione dei crediti formativi che danno accesso ai percorsi di formazione per l'insegnamento durante il percorso curriculare.
Il corso di studio dà altresì la preparazione adeguata alla prosecuzione negli studi e quindi dà accesso ai concorsi, cioè fornisce la preparazione adeguata per accedere ai concorsi di dottorato e ai master di secondo livello sia in Italia sia all'estero. Numerosi studenti che si sono laureati in lingue e culture dell'Asia e dell'Africa hanno potuto continuare nel dottorato, sia il dottorato del nostro Ateneo, sia dottorati in altri paesi, non solo università italiane ma anche all'estero. Vediamo nello specifico come è articolato il percorso formativo di questo corso. Si articola in due curricula, un curriculum lingue e letterature MA1 e un curriculum storia e civiltà MA2. Il primo è consente di fare un percorso più linguistico letterario e prevede la scelta di due lingue, mentre storia e civiltà è un percorso più storico-culturale e consente lo studio di una sola lingua orientale, asiatica o africana. Nel curriculum MA1 è possibile intraprendere lo studio di una seconda lingua non precedentemente studiata, quindi di livello base, purché vi siano motivate ragioni alla base di questa scelta e le quali ragioni vengono esaminate, valutate dalla commissione ammissioni durante la valutazione della domanda di ammissione e in sede di colloquio di verifica della personale preparazione. E questa scelta quindi è possibile purché concorra al perfezionamento del percorso formativo. Vediamo più nello specifico l'offerta formativa. Lo studente che si immatricola a questo corso di laurea magistrale per conseguire il titolo deve acquisire 120 crediti formativi che consistono in 11 esami da 8 crediti formativi, da 6 crediti formativi da acquisire mediante altre attività formative e altri 6 crediti da acquisire con attività di tirocinio. Mi vorrei soffermare un attimo sulla tipologia altre attività formative, sugli esami vedremo nelle slide successive le varie materie, insomma i vari esami che fanno parte dei vari ambiti previsti, ma le altre attività formative che sono attività per esempio seminariali, laboratoriali, sono cicli di conferenze organizzati dall'Ateneo, oppure come altre attività formative possono essere riconosciuti anche corsi di approfondimento linguistico, corsi di perfezionamento di lingua all'estero o anche in Italia. Le altre attività formative rappresentano un'occasione in più per gli studenti per approfondire aspetti specifici o per ampliare le loro conoscenze, ma anche per avvicinarsi in alcuni casi a discipline non presenti nel percorso curriculare. Per esempio, tra le varie attività formative che questo corso di studio ha approvato e che sono state offerte in quest'anno accademico appena trascorso e in quello precedente, ci sono per esempio introduzione alla lingua armena classica, lingua copta, lingua somala, lingua vietnamita, il curdo per esempio, o altre tipologie di attività come linguaggi specialistici specifici, come è stato per esempio il corso di cinese giornalistico o altre tipologie di attività come il seminario sulla traduzione, teorie e pratiche sulla traduzione che è stato offerto quest'anno accademico e numerose altre. Quindi diciamo che lo studente in base al proprio percorso sceglie le altre attività approvate dal corso di studio e che trova in elenco sul sito web, alla pagina web del corso di studio e sceglie tra le attività che sono più congeniali, più rispondenti al proprio percorso formativo.
I tirocini rappresentano un momento molto importante durante il percorso dello studente. Sono in sostanza una prima esperienza lavorativa, un primo contatto con il mondo del lavoro. E questo corso di studio ha fatto un obiettivo di miglioramento. E devo dire che paradossalmente, nonostante il periodo di emergenza sanitaria e periodo in cui l'Ateneo ha dovuto interrompere le attività di tirocinio in presenza, questo corso di studio ha fatto fronte a questa difficoltà adoperandosi nell'individuazione di enti e istituzioni che hanno mostrato disponibilità a far svolgere attività di tirocinio a distanza, e molti nostri studenti hanno potuto così svolgere attività molto formative e rispondenti alle proprie aspettative. È molto importante, ecco, c'è la possibilità anche di svolgere i tirocini all'estero, infatti la tipologia di questi tirocini è interni, esterni o esteri. Quelli interni, che si svolgono presso le strutture dell'Ateneo, oppure sono tirocini che sono di tipo tutorato per studenti stranieri o tutorato didattico. Noi incoraggiamo molto lo svolgimento di tirocini esterni ed esteri. Quelli esteri molto spesso sono previsti anche nelle convenzioni con università straniere, che sono alla base della mobilità studentesca per gli studenti. Alcune delle convenzioni, per esempio con università cinesi, prevedono la possibilità di svolgere tirocinio di tipo didattica dell'italiano a cinesi, per esempio, ed è molto importante. A conclusione di questa parentesi piuttosto larga, posso dire che quest'anno, tra il 2020 e il 2021, alcuni studenti del nostro corso di studio, dopo aver svolto il tirocinio e conseguito il titolo, hanno ricevuto dagli enti dove avevano svolto il tirocinio proposte di collaborazione lavorativa. E questo è molto importante. Vediamo più nel dettaglio come sono strutturati i percorsi di studio, cioè quali ambiti sono previsti nei due curricula. Per il curriculum Lingue e Letterature, lo studente deve acquisire al primo anno 54 crediti formativi che prevedono il superamento delle due lingue di studio e le relative letterature, più due esami, di cui il primo appartenente alle discipline storiche, filosofiche, demo-etno-antropologiche e geografiche, e il secondo da selezionare nell'ambito delle discipline affine e integrative. Poi al primo anno lo studente dovrà acquisire 6 crediti mediante le altre attività formative di cui abbiamo detto poc'anzi, che possono essere verbalizzati singolarmente, cioè sono attività formative da 2 crediti ognuno, che lo studente può verbalizzare di volta in volta agli appelli previsti. Nel secondo anno lo studente deve acquisire 66 crediti formativi, che includono i 20 crediti per la prova finale, ed è previsto qui il superamento delle 2 lingue orientali o africane, asiatico-africane scelte, un esame nell'ambito delle metodologie linguistiche, filologiche e glottologiche, un esame da selezionare nell'ambito delle discipline affine e integrative, quindi in tutto tra primo e secondo anno lo studente deve selezionare 2 discipline affine e integrativi, e un esame a scelta libera dello studente, che dovrà naturalmente essere rispondente al percorso scelto dallo studente, più il tirocinio di cui abbiamo già detto. Per quanto riguarda storia e civiltà, invece, il secondo curriculum, i crediti da acquisire al primo anno sono 54, come nel primo curriculum. In questo caso c'è, come dicevamo, una sola lingua relativa alla letteratura, ma lo studente può selezionare, qui deve selezionare, 3 esami nell'ambito delle discipline storiche. Un esame nell'ambito delle archeologie, questo ambito non è presente nel curriculum Lingue e Letteratura, e le altre attività formative. Al secondo anno, per acquisire i 66 CFU, lo studente deve appunto superare l'esame della lingua scelta, e altri 4 esami da scegliere, uno nell'ambito delle metodologie, 2 tra le discipline affine e integrative, un esame a scelta libera dello studente, più il tirocinio.
Questo corso di studio ha un ampio ventaglio di lingue asiatiche e africane, sono ben 18 lingue di studio, e l'offerta formativa del corso di studio è costantemente aggiornata e arricchita. Negli ultimi anni sono stati attivati numerosi nuovi insegnamenti in diversi settori. E qui nella slide che vediamo, in quelle successive, possiamo vedere le discipline, gli insegnamenti che sono attivati, che sono attivi e che sono presenti nell'offerta del corso di studio per i due curricula. Perché alcuni insegnamenti sono comuni ai due percorsi, altri invece sono specifici, sono ambiti specifici, come quello per delle archeologie, che è un ambito previsto solo nel percorso Storia e Civiltà, ma che tuttavia lo studente che sceglie il percorso Lingua e Letteratura ed è interessato, per esempio, a sostenere un esame di archeologia, lo può scegliere perché nel percorso di Lingua e Letteratura queste discipline sono, questi insegnamenti sono presenti nell'ambito delle affini e integrative. Ecco, come vedete, anche le discipline affine e integrative sono alcune comuni ai due percorsi, altre invece sono distinte. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, il corso di studio si avvale dei numerosi accordi internazionali stipulati dall'Ateneo innanzitutto il programma Erasmus, ma diciamo che risponde alla vocazione internazionale che caratterizza questo Ateneo. Nell'ambito della mobilità internazionale vanno segnalati numerosi accordi di cooperazione didattica e scientifica con università di tutto il mondo, e i docenti di questo corso di studio, come gli altri docenti dell'Ateneo, si adoperano costantemente per attivare nuove convenzioni affinché il maggior numero di studenti possibile possa usufruire di questa possibilità di svolgere periodi di studio all'estero. Veniamo adesso ai requisiti di ammissione. Ovviamente, per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa, occorre essere in possesso di un titolo di studio di primo livello. Questo corso di studio non prevede test di ammissione, test di selezione per essere ammessi, ma richiede il possesso di determinati requisiti in ambiti specifici, che sono nello specifico almeno 18 crediti in una delle lingue dell'Asia e dell'Africa, almeno 12 crediti acquisiti nell'ambito delle discipline storico-culturali relative all'area della prima lingua asiatica o africana studiata, e almeno 6 crediti in una lingua europea o adeguata certificazione linguistica di livello adeguato che la commissione ammissione si riserva di valutare. Quanto alla modalità di ammissione, il corso di studio nomina annualmente una commissione di orientamento in ingresso e stabilisce un calendario di orientamento per fornire agli studenti che intendono immatricolarsi a questo corso di studio quante più informazioni utili possibile, soprattutto agli studenti che provengono da altri atenei. Quindi per l'attuale situazione sanitaria, gli incontri di orientamento dall'anno scorso si svolgono online, continueremo a svolgerli in questo modo anche quest'anno. Per la piattaforma e il link di collegamento trovate l'avviso alla pagina web del corso di studio. Ogni anno il corso di studio nomina una commissione ammissioni che valuta le domande presentate per il corso di studio e pubblicizza un calendario di presentazione delle domande e dei colloqui di ammissione. Sono previste 6 scadenze complessivamente,
5 scadenze da luglio a dicembre e una ulteriore scadenza per chi si laurea tra dicembre e febbraio. L'invio delle domande va effettuato via mail alla casella di posta elettronica che vedete qui nella slide, ma che trovate sul sito, sul sito web del corso di studio, dove sono indicate anche dei riferimenti bibliografici per colmare eventuali lacune in ingresso che verranno verificate prima dell'ammissione. I colloqui di verifica della personale preparazione sono obbligatori per tutti, sono subordinati al possesso dei requisiti di ammissione e sono anche l'occasione per discutere, per valutare il percorso che lo studente intende svolgere durante il biennio. I docenti tutor del corso di studio svolgono un ruolo molto importante nel seguire il percorso degli studenti, nel monitorare le loro carriere, nell'aiutarli a far fronte a risolvere eventuali problemi di ordine didattico metodologico, di altri problemi o a fornire indicazioni sulla scelta dei tirocini, di insegnamenti da inserire nel piano di studio. Dal 2018-19 l'attività di tutorato è migliorata, nel senso che ogni anno ad ogni studente che si immatricola al corso di studio viene assegnato un docente tutor che organizza incontri periodici e questi incontri vengono poi, di questi incontri si relaziona al coordinatore del corso che porta in discussione nel gruppo qualità del corso di studio eventuali problematiche che vengono poi risolte in qualche modo. Molto importante è il ruolo del rappresentante degli studenti come comunicazione, come canale di comunicazione diretta tra la platea studentesca e il corso di studio. E la rappresentante degli studenti ha creato anche un gruppo Facebook specifico per questo corso di studio che si è rivelato essere un ottimo canale di comunicazione e di confronto tra gli studenti e come interfaccia, diciamo, tra gli studenti e il corso di studio. La rappresentante degli studenti alcuni mesi fa ha conseguito il titolo di laurea magistrale, per cui siamo in attesa delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche e colgo quindi l'occasione per sollecitare gli studenti a partecipare alle elezioni e a scegliere un loro rappresentante nel corso di studio per garantire questo canale di comunicazione. Il corso afferisce, come dicevo all'inizio, al Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo che ha sede a Palazzo Corigliano in Piazza San Domenico Maggiore. Vi ringrazio e vi aspetto con i colleghi della Commissione di orientamento agli incontri di orientamento che si svolgono da luglio fino a febbraio. Grazie dell'attenzione. Ringrazio la collega e passiamo la parola al professore Luigi Gallo che introduce il corso di laurea Archeologia Oriente e Occidente. Ricordo a tutti i partecipanti che nelle pagine web dell'Ateneo sono disponibili tante informazioni riguardanti la nostra didattica magistrale, quindi possono essere visionate tranquillamente. Buongiorno, mi chiamo Luigi Gallo, insegno storia greca all'Orientale e presento il corso di laurea magistrale in archeologia Oriente e Occidente, un corso di laurea della classe di beni culturali, come altri esistenti in altri atenei, anche della stessa regione, ma che ha una forte specificità rispetto agli altri corsi di laurea della stessa classe, il che fa sì che spesso vengano da noi anche studenti che hanno preso la laurea triennale in atenei diversi. In che consiste questa specificità? Nel fatto che è possibile studiare sia le archeologie e le culture dell'Occidente, del Mediterraneo occidentale, che quelle dell'Oriente, di varie altre aree geografiche,
dell'Africa e dell'Asia, grazie a una consolidata tradizione di studi orientalistici che è tipica del nostro Ateneo. E le aree geografiche che sono interessate dalle discipline attivate sono molto varie, come si può vedere qui sulla cartina, quindi il Mediterraneo occidentale, Italia e Grecia, l'Africa nord-orientale e orientale, il Vicino Oriente e l'Asia centrale. Quindi un ambito geografico molto ampio. E proprio in virtù di questo ambito geografico molto ampio abbiamo pensato da tempo di articolare il nostro corso in quattro percorsi, in quattro curricula diversi, in modo che lo studente possa scegliere il suo percorso di studi in base ai propri interessi, quindi due curricula occidentali e due orientali. Il primo, archeologia classica, in cui è dato ampio spazio alle materie dell'archeologia del Mediterraneo occidentale. Il secondo, anche questo un curriculum occidentale, in cui però è dato spazio anche alle discipline filologiche. Un terzo curriculum dedicato a Egitto e Vicino Oriente e un quarto a Asia centrale e orientale. E va comunque ricordato che i curricula occidentali prevedono lo studio anche di materie orientalistiche e viceversa i curricula orientali prevedono lo studio anche di materie occidentali, in modo da consentire per l'appunto uno studio integrato di vari contesti culturali. Quali sono le discipline? Anzitutto ovviamente le archeologie, di cui c'è un'ampia scelta sia fra archeologie occidentali che archeologie orientali, con insegnamenti che sono attivati in pochi altri atenei italiani. Poi le storie, che sono anch'esse importanti per la formazione di un archeologo, lo dico non solo perché sono per l'appunto un docente di materie storiche, così come sono importanti le filologie, che comprendono sia le filologie di ambito classico che quelle di ambito orientalistico, e poi vanno ricordate le discipline tecnico-giuridiche che sono previste in tutte le classi di laurea in beni archeologici. Io ricordo ad esempio, per citare solo un caso, l'antropologia fisica, lo studio dei resti scheletrici a cui si dà sempre più importanza nell'attuale lavoro archeologico. E fra le discipline a scelta vi è un'ampia gamma di materie linguistiche, anche in questo campo, come è noto, il nostro Ateneo ha una lunga e consolidata tradizione. Qui potete vedere quindi un elenco abbastanza nutrito di discipline linguistiche, anche discipline orientali che possono servire come lingue di contesto per chi si occupa di una determinata area. Ad esempio, chi si occupa di archeologia cinese può studiare la lingua cinese, e va anche ricordato che le lingue orientali possono essere studiate anche a livello base, quindi sono accessibili anche a studenti che non le hanno studiate nel triennio. E comunque il percorso di studi non prevede soltanto la frequenza dei corsi con i relativi esami, complessivamente 12. Ci sono anche quelle che potremmo definire le attività pratiche, vale a dire laboratori e tirocini. I laboratori sono organizzati di anno in anno dai docenti, forniscono anch'essi una scelta molto ampia, e alcuni possono essere svolti nelle strutture esistenti presso il nostro Ateneo, che sono destinate per l'appunto all'archeologia, in particolare il Museo Orientale Umberto Scerrato, dove è possibile studiare pezzi provenienti sia dagli scavi organizzati dall'Orientale che da collezioni private, e poi anche il cosiddetto CISA, quindi il Centro Interdipartimentale di Servizi per l'Archeologia, che è molto ben attrezzato per quanto riguarda
le tecnologie digitali che sono in uso oggi nel lavoro archeologico, ecco perché l'archeologia che si fa oggi è molto diversa da quella che si faceva solo pochi anni fa, proprio grazie all'uso sempre più massiccio di tecnologie digitali particolarmente elaborate e raffinate. E poi ci sono i tirocini che si svolgono presso enti esterni e in particolare presso enti deputati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. E in questo campo abbiamo cercato negli ultimi anni di incrementare molto l'offerta, quindi di fare delle convenzioni con soprintendenze, con musei, con poli museali, in modo da permettere ai nostri studenti di fare un'esperienza che possa definirsi effettivamente professionalizzante, quindi che non serva soltanto ad acquisire quel certo numero di crediti che sono richiesti dal percorso di studi. Quindi abbiamo fatto varie convenzioni, ricordo in particolare quella con il MAN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che è uno dei più importanti musei archeologici italiani, ecco, penso che si possa senz'altro dire così. E qui al MAN molti nostri studenti svolgono periodi di tirocinio, ma abbiamo convenzioni anche col Polo Museale della Campania, col Parco Archeologico di Pompei e varie altre ancora, quindi possibilità di fare un'esperienza che può dirsi effettivamente professionalizzante. E nell'ambito dei tirocini sono compresi anche gli scavi archeologici, quindi i nostri studenti hanno la possibilità di fare un'esperienza sul campo sotto la guida di docenti esperti in una delle varie missioni archeologiche organizzate dal nostro Ateneo, quindi in vari posti, anzitutto ecco, nelle vicinanze di casa nostra, a Cuma, una delle più antiche colonie greche d'Italia, dove è da tempo attiva una missione archeologica dell'Orientale che scava l'abitato greco-romano, ma ci sono anche missioni archeologiche a Pompei, in altri siti italiani, oppure ecco, ce ne sono all'estero, quindi all'estero c'è un'ampia scelta, ricordo l'Egitto, il Sudan, l'Arabia Saudita, l'Oman, quindi tutti i paesi in cui da tempo è attiva l'Orientale con una propria missione archeologica, quindi c'è una lunga e consolidata tradizione di studi, così come anche in Afghanistan. Afghanistan è un paese dove ci sono tante difficoltà, ma si continua a lavorare ancora e quando non è proprio possibile lavorare, la nostra missione archeologica lavora da remoto, quindi contribuisce in questo modo alla tutela del patrimonio archeologico locale. Quindi c'è una possibilità di fare un'esperienza sul campo che è molto importante per uno studente di archeologia, una possibilità che è stata sospesa ora con la pandemia, ma che si spera quindi si riapra, quindi questa possibilità sarà di nuovo alla portata dei nostri studenti. Ecco, qui vedete anche un relitto dell'Arabia Saudita, ecco, ricordo che abbiamo anche un insegnamento di archeologia marittima, quindi questo è uno degli insegnamenti a cui accennavo prima, che sono attivati in poche altre università italiane. Ecco, per l'accesso, i requisiti di accesso, quindi sono richieste alcuni tipi di laurea, in particolare la laurea in lettere, la laurea in storia, la laurea in tecnologie per la conservazione e restauro dei beni culturali, ma è possibile accedere anche con altri tipi di laurea se si possiede un certo numero di crediti in una serie di discipline. Ecco, la domanda di ammissione va fatta all'indirizzo che è qui indicato, quindi indirizzo di posta elettronica, maoammissioniunior.it, ci sono delle scadenze abbastanza
ampie, quindi da luglio a novembre oppure da dicembre a gennaio per chi si laurea nella sessione invernale. E quali sono gli sbocchi professionali? Sono quelli che in genere sono aperti ai laureati in beni archeologici, quindi soprattutto negli enti deputati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, soprintendenze, musei, ma anche strutture private che operano in questo campo, come società di servizi specializzate nel settore degli scavi archeologici. È un settore, questo dei beni culturali, che si spera da tempo che possa essere notevolmente rinfoltito, perché c'è una forte esigenza di esperti in questo campo. Però ci sono anche molti dei nostri studenti che proseguono gli studi o col dottorato di ricerca. Abbiamo anche noi un dottorato di ricerca che prevede un percorso in archeologia all'orientale, quindi presso il Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo, oppure anche con la scuola di specializzazione in archeologia, che è poi un requisito necessario per poter accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione, quindi concorsi che aprono la strada per l'inserimento nel settore dei beni culturali. Questo è l'indirizzo a cui potete scrivere per qualunque informazione, quindi spesso gli studenti, prima di fare domanda, mi scrivono per chiedere informazioni, quindi sono a disposizione per qualunque chiarimento. E ricordo ancora l'indirizzo di posta elettronica mao@missioniunior.it a cui scrivere per indirizzare la domanda. Ecco, e con questo penso di aver finito. Grazie. Ringrazio il mio omonimo professore Gallo e passiamo la parola alla professoressa Valeria Varriano, che introduce il corso di laurea in letterature e culture comparate. Salve, buongiorno a tutti. Bentrovati, sono qui a parlarvi del corso di laurea di Letterature e Culture Comparate. Io sono Valeria Varriano, coordinatrice di questo corso di laurea e docente di lingua cinese. Innanzitutto voglio dirvi che questa presentazione punterà ad illustrarvi quelli che sono gli obiettivi formativi del corso, quelle che sono le figure professionali che intende formare e come i due elementi si conciliano. Partiamo dagli obiettivi formativi. Come vedete nella slide, il punto centrale nell'organizzazione della nostra formazione è quella di permettervi di muovervi in un ambiente internazionale, radicato in un contesto europeo ma anche extraeuropeo. Europeo e quindi mondiale. L'idea è che questo mondo globalizzato, pieno di connessioni e interconnessioni, possa essere uno spazio importante di confronto tra culture diverse, all'interno dei quali voi possiate muovervi in maniera agevole e preparata, oltre che competente. Come arrivare a questo tipo di formazione? Noi riteniamo che sia fondamentale non soltanto saper parlare a livello avanzato le lingue oggetto di studio, che ovviamente è il primo degli obiettivi formativi che ci siamo dati, ma anche saper applicare strumenti tecnico-teorici nell'analisi, nella comparazione e valutazione critica dei testi. E questo non vuol dire soltanto saper valutare la bontà di un testo letterario, ma sapersi muovere, saper mediare e spiegare cos'è un testo rispetto a un contesto. Quindi, essere capaci di comprendere e valutare criticamente i fenomeni storico-culturali di interazioni tra i popoli, che poi vuol dire di interazioni tra noi e il mondo. Saper applicare le conoscenze ad ambiti linguistici e socio-culturali complessi significa favorire il confronto interculturale. E questo oggi
sappiamo che è fondamentale, perché se una cosa ce l'ha insegnata il Covid è che il mondo è fatto di interconnessioni tra popoli e realtà diverse. Tutto questo non esclude la possibilità di diventare capaci di lavorare in un campo di nel campo della ricerca. Ovviamente quando si parla di ricerca in ambito accademico, ma non solo, perché ricerca è anche e soprattutto un modo di porsi, un modo di valutare e guardare la realtà. Ora, perché scegliere questo corso per muoversi in questo modo, in questa realtà così complessa e multiculturale? Prima di tutto, proprio perché in questo corso si studiano le letterature oltre che le lingue, perché questo corso non punta su un approccio meramente tecnico-strumentale per analizzare la lingua, ma mira a promuovere la consapevolezza che la lingua è un prodotto storico-culturale complesso, perché conoscere una lingua non basta, cioè non bisogna saper usare solo le parole, ma bisogna anche essere capaci di dire le cose e soprattutto bisogna sapere cosa dire, cioè comprendere le aspettative culturali dei propri interlocutori. La letteratura, da questo punto di vista, ci permette di avere una finestra sull'altrove come poche altre realtà permettono di avere, perché la letteratura apre alla percezione di mondi e di modi di vivere e pensare diversi e lontani dai nostri, cosa estremamente importante nel momento in cui andiamo a comunicare in realtà molto lontane. Così come nel 2013 hanno già chiaramente detto Kidd e Castano, hanno dimostrato, i testi letterari migliorano in chi legge la teoria della mente, cioè migliorano la propria capacità di capire gli stati mentali e i sentimenti degli altri, anche se diversi dai propri, perché capire la diversità vuole dire innanzitutto rendersi conto che questa esista, e capirla è estremamente importante, cruciale, quando ci si muove in realtà complesse come quella nostra. Ora, un ultimo elemento da valutare, ovviamente, è la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Qui vedete una slide non esattamente aggiornata. Questa è la slide che è stata fornita, che è stata elaborata in base ai dati del Malaurea del 20. Non ho messo quella aggiornata perché il 21 è sicuramente un anno particolare. In fondo noi ci troviamo in un bivio e non sappiamo ancora bene cosa sarà di noi una volta uscita da questa realtà, da questa pandemia. Ma possiamo dirvi che fino a quando esistevano ancora delle relazioni molto forti tra i paesi, la libertà di muoversi, la libertà di viaggiare, un laureato nel nostro corso di laurea trovava facilmente lavoro, più che con altri tipi di laurea e sicuramente molto anche fuori del territorio regionale e anche fuori del territorio nazionale. Se questi sono gli obiettivi formativi, quella che vado adesso a presentarvi invece è la nostra offerta. I curricula che sono presentati da questo corso di laurea sono tre. Il primo è un curriculum che viene denominato Occidente-Oriente, il secondo è un curriculum europeo, il terzo è un curriculum europeo-italianistico. Ora li vediamo nel dettaglio. Il primo curriculum, quello Occidente-Oriente, prevede lo studio di una lingua europea e di una lingua asiatica o africana per 2 anni, quindi 2 annualità di lingua di entrambe. Della lingua europea si studiano anche 2 annualità di letteratura e una filologia che è obbligatoria. Della lingua asiatica viene studiata 1 annualità di letteratura ed è poi possibile optare, scegliere tra 1 seconda annualità di letteratura o invece un insegnamento di filologia. Nel dettaglio vediamo che è qui possibile studiare, o meglio continuare a studiare, molte lingue europee. Abbiamo delle lingue più classiche come il francese, lo spagnolo, il portoghese, l'inglese e il tedesco, e andiamo da queste a lingue invece dell'est europeo come il rumeno, l'albanese, il finlandese, l'ungherese, eccetera. Le vedete qui elencate. Per quel che riguarda le lingue asiatiche, qui avrete la possibilità di continuare a studiare lingue abbastanza rare, qui offerte abbastanza rara, come per esempio hindi, tibetano, indonesiano, accanto a lingue invece probabilmente più studiate come la lingua araba, la lingua turca, quella cinese, quella indonesiana o la giapponese. Per quel che riguarda le lingue africane è possibile studiare lo swahili e il somalo.
tra le lingue europee e le lingue asiatiche si va a costruire un tessuto di confronto, una trama di confronti, e per poter portare avanti questo tipo di analisi si fruisce dell'appoggio di teorie e di studi più particolari come quelli delle letterature comparate o, se si vuole, della glottologia e della linguistica in generale, la cui scelta dipende dal tipo di professione che voi intendete poi andare a svolgere nel mondo del lavoro. Accanto a queste discipline linguistiche vengono affiancate discipline non linguistiche, artistiche, storiche o geografiche, che vanno da studi di politica e istituzioni della Cina o di strategie di sviluppo della Cina, quindi, se volete, con un'impostazione più storica ed economica, fino ad arrivare invece a studi più meramente di tipo artistico. Ora, come si fa ad operare una scelta? Come voi sapete, bisogna proporre poi un proprio piano di studi. Qui abbiamo una proposta di piani di studi diversificati sulla base del profilo a cui si intende fare riferimento rispetto alla professionalità che si intende acquisire. Se si ha interesse per la traduzione, quindi si mira a un tipo di formazione che renda possibile lavorare come traduttori, il nostro consiglio è quello di studiare le lingue, le filologie delle due lingue, appunto, la letteratura comparata, il teatro moderno e contemporaneo, mettere un esame di traduzione letteraria, continuare la filologia della lingua orientale, perché la filologia della lingua orientale permette di capire meglio il funzionamento della lingua, ma anche della letteratura in realtà, e poi a questi affiancare un seminario sulla traduzione. Sul seminario poi torneremo per capire meglio come funziona. Se invece si intende operare nell'ambito della mediazione, quindi lavorare in contesti multiculturali, il nostro consiglio è quello di affiancare gli esami di lingua e di letteratura degli esami come quello di religioni e filosofie dell'Asia orientale o come quello di politica e istituzioni, e quelli che vedete qui elencati, che possano permettervi di avere delle competenze più specifiche nell'ambito sia di tipo economico che di tipo antropologico e culturale. E la filosofia, non dimentichiamoci, che è un punto di vista particolare molto utile per riuscire a capire il pensiero dell'altro, importante tanto quanto la letteratura. Se invece intendete lavorare nel mondo dell'insegnamento, e questo sappiamo essere oggi una possibilità non remota, anzi nuova, perché l'inserimento delle lingue orientali all'interno dell'offerta delle scuole medie superiori ha sicuramente aperto una prospettiva di lavoro nuova e per certi versi eccitante, in questo caso noi vi consigliamo di inserire un insegnamento di glottologia linguistica, che è fondamentale per poter accedere alla carriera dell'insegnamento, e di rinforzare quelli che sono gli elementi di didattica, quindi mettere un insegnamento di didattica delle lingue moderne, un insegnamento di teatro moderno e contemporaneo, perché possiate poi avere un tipo di formazione a tutto tondo che vi consenta poi sia di affrontare i concorsi che poi di entrare in classe e diventare voi stessi docenti. Ora, vi ho parlato prima di seminari. I seminari rappresentano una particolarità del nostro corso di studi. Abbiamo deciso di definirli da subito e di professionalizzarli. Offriamo dei seminari che servono appunto a darvi delle informazioni utili a muovervi nel mondo del lavoro. Avremo dei seminari di redazione e revisione dei testi, di mediazione in contesti culturali, di traduzione letteraria e specialistica, un seminario sulla ricerca, uno di antropologia storico-culturale dei fatti religiosi in Asia orientale e uno di didattica della letteratura. Ora, questo tipo di seminario non potete seguire, non potete avere il riconoscimento di tutti i seminari, ovviamente potete seguire tutti i seminari che volete, vi consigliamo però di seguire quello che vi sembra più interessante per il tipo di professione che voi intendete poi esercitare. Ora passiamo al curriculum europeo. Per certi versi il curriculum europeo è un po' più tradizionale, prevede infatti il confronto tra due lingue dell'Europa, ma ciò non toglie che due lingue dell'Europa rappresentano due realtà culturali profondamente diverse. Le due lingue vengono portate avanti in maniera parallela, quindi si seguono sia i corsi di lingua che di letteratura per entrambi i due anni, e si segue l'insegnamento di filologia della lingua principale, della prima lingua. Per quel che riguarda la seconda, è possibile invece sostituire l'insegnamento di filologia con un'altra lingua, se volete, o con un insegnamento affine.
Anche in questo caso, vedete, gli affini vi offrono la possibilità di andare a profilare in maniera diversa il tipo di piano di studi che voi volete, quindi anche la vostra formazione, perché è possibile scegliere insegnamenti che vanno dalla lingua alla letteratura catalana, la didattica delle lingue moderne, la traduttologia, se intendete appunto lavorare nel mondo della traduzione, ma anche quegli insegnamenti di filosofia che, ribadisco, sono fondamentali se volete muovervi nell'ambito invece della mediazione. Per quel che riguarda le letterature, è importante ricordare che l'orientale vi offre la possibilità non solo di studiare le letterature dei paesi europei, ma anche di quei paesi che parlano le lingue europee ma che sono fuori dell'Europa. È infatti possibile studiare la letteratura anglo-americana, oltre che la letteratura portoghese e brasiliana o la letteratura dei paesi anglofoni. L'offerta invece degli insegnamenti di filologia è particolarmente ricca e serve proprio a poter avere quel supporto teorico rispetto alla lingua in tutti gli insegnamenti, che è fondamentale soprattutto se si intende poi lavorare nel mondo dell'insegnamento. Il terzo curriculum è invece pensato nell'ottica di muoversi come promotori della cultura italiana all'estero. Infatti agli studi della lingua e della letteratura europea vengono affiancati studi più specifici di ambito italianistico sulla cultura italiana. Ora, detto questo, vanno ribaditi due elementi fondamentali in questi minuti che rimangono. Il primo, l'orientale vi offre la possibilità di muovervi fuori dall'orientale per perfezionare la vostra formazione. È infatti possibile poter concorrere a dei programmi Erasmus Plus per poter studiare fuori dell'Italia in altri paesi europei, ma è anche possibile studiare fuori dell'Europa grazie a una serie di accordi internazionali che abbiamo con diversi paesi del mondo. Gli esami che sosterrete nel quadro di questi accordi vi verranno poi riconosciuti. Altro elemento fondamentale da sapere è come si accede a questo tipo di corso di laurea. Questo corso di laurea ha un requisito molto stringente. Per potersi iscrivere è necessario avere un voto di laurea minimo di 105. Non c'è deroga. Molte persone mi chiedono se è possibile derogare, ma non è possibile, è una regola, in quanto tale va rispettata. Oltre a questo requisito è importante e necessario avere almeno 16 CFU per ogni lingua, 8 CFU per ogni letteratura, oltre che un'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana in tutti i suoi registri. Questi tipi di conoscenze e di competenze vengono poi testati, o meglio, se avete ottenuto un voto di laurea che va da 100 a 110 e lode, basta fare la domanda per avere riconoscimento di tutti gli altri titoli necessari a partecipare, tutti gli altri crediti che prima vi ho elencato, e si viene, una volta approvata la domanda, si può iscrivere. Se invece si ha un voto tra 105 e 109 bisogna partecipare a una prova, a una selezione. La prova consta di 3 parti, diverse a seconda del tipo di curriculum. Per il curriculum Occidente-Oriente e quello europeo ci sono 2 prove, una per ognuna delle lingue, e la terza prova è appunto una prova di comprensione e analisi del testo in italiano, appunto per testare quella conoscenza dell'italiano di cui parlavo prima. Nel caso invece del curriculum europeo-italianistico c'è una prova relativa alla lingua che si porta avanti, poi una prova relativa alla letteratura italiana e nuovamente la prova di comprensione e analisi del testo italiano. Quando ci saranno queste prove? Queste prove ci saranno tra il 13 e il 17 settembre del 21. La data non è ancora definita, ma troverete tutte le informazioni nella pagina dedicata del nostro corso di laurea. Si terrà a distanza grazie a Microsoft Teams e al Moodle di Ateneo, alla piattaforma e-learning di Ateneo. Quindi, ripeto, per chiunque interessato può inviare la domanda al coordinatore immediatamente inviando l'indirizzo che qui vedete, mcc@unior.it o ancora meglio mccdomandeaccesso@unior.it. La domanda di accesso va firmata, inviata in allegato mail, in scansione con, attenzione, non dimenticatelo, un documento di identificazione.
Dopodiché, dopo pochissimo tempo, vi risponderò e se avete i requisiti necessari vi comunicherò o la possibilità di iscrivervi se avete da 110 a 110 lode oppure la data ipotetica della prova scritta a cui dovrete partecipare. Il livello delle lingue. Il livello delle lingue è commisurato al livello di uscita di un terzo anno, quindi potete tranquillamente guardare le prove che ci sono, le simulazioni che vi sono offerte, ma tranquilli, non sarà nulla di più difficile di un esame di terzo anno che avrete già sicuramente superato. A questo indirizzo trovate tutte quante le informazioni. Ricordatevi sempre di avere il documento di riconoscimento sotto mano, cioè virtualmente disponibile come un PDF nel momento in cui vi iscrivete. Ora abbiamo praticamente finito, vi ho rubato anche troppo tempo. Qui ho semplicemente velocemente riassunto quelli che possono essere gli sbocchi professionali di questo corso. Va detto, come mi ricordava uno dei portatori di interesse che abbiamo avuto occasione di intervistare, perché noi università stiamo cercando di mantenere un rapporto fitto e costante con quello che è il mondo del lavoro esterno, va ricordato che il mondo attuale, il mondo del lavoro, è in grossa evoluzione, quindi probabilmente l'offerta che qui stiamo immaginando non sarà esattamente quella che troverete quando uscirete da questo corso di laurea, ma di sicuro quelli che sono già laureati hanno trovato lavoro in tutti i settori che vedete qui indicati, dall'insegnamento all'editoria, al giornalismo, dalla cooperazione internazionale al turismo, alla mediazione. Molti si sono inseriti nelle carriere accademiche, altri lavorano soprattutto all'estero nelle rappresentanze diplomatiche e consolari. Ma di sicuro quello che noi pensiamo questo corso possa darvi è proprio la capacità di inventarvi, di reinventarvi nel mondo del lavoro di oggi, proprio perché punta a rafforzare quelle che vengono chiamate le soft skills, le capacità quasi impalpabili, quelle capacità che appunto noi riteniamo la letteratura possa aiutarvi insieme alla filosofia e a tutti questi altri tipi di conoscenze, aiutarvi a raffinare. Perché noi pensiamo e speriamo che dopo 2 anni voi non saprete soltanto capire quello che le parole dicono, ma anche riuscire ad afferrare e a spiegare agli altri quello che le parole in realtà non dicono. Grazie dell'attenzione. Ringrazio la collega, ricordo a tutti che è disponibile nelle pagine web dell'Ateneo il calendario con gli incontri con i tutor didattici dei corsi di laurea magistrale, quindi nel caso è possibile fissare l'incontro con i tutor didattici per chiedere delle informazioni specifiche. E adesso è il turno della collega, la professoressa Ioanna Monti, che introduce il corso di laurea in traduzione specialistica. Buongiorno, sono Ioanna Monti, docente di traduzione specialistica 1 e oggi vi presento il corso di studio laurea magistrale in traduzione specialistica di cui è coordinatrice la professoressa Elda Morlicchio. Il corso afferisce alla classe LM94, classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato, ma forma solo sul primo aspetto, quindi sul primo dei due elementi, ovvero la traduzione specialistica, in quanto appunto non ci sono attività di formazione in interpretariato. Qui potete trovare, su questa pagina potete trovare tutte le informazioni che riguardano il corso di laurea. E abbiamo messo anche un QR code per consentirvi di accedere agevolmente alla pagina. Sulla pagina trovate una serie di informazioni che riguardano quindi il corso, il regolamento, le modalità di accesso,
gli insegnamenti ai docenti e comunque diciamo vi raccomando soprattutto di approfondire la lettura del regolamento in cui sono contenute tutte le informazioni necessarie per accedere al corso di laurea. Quali sono gli obiettivi formativi? Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono lo studio biennale di due lingue, scelte tra sei lingue, arabo, francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, competenze, quindi approfondimento di competenze in traduzione specialistica e l'acquisizione di conoscenze approfondite su teorie delle metodologie linguistiche e delle tecniche di analisi dei sistemi linguistici, nonché anche si acquisiscono competenze nell'uso delle moderne tecnologie per l'analisi e la traduzione di testi. Per quanto riguarda le lingue, voglio attirare la vostra attenzione sul fatto che sono possibili tutte le combinazioni di lingue, tranne la combinazione di lingue russo-arabo. Passiamo ai requisiti di ammissione. Quali sono? Innanzitutto la laurea triennale o diploma universitario triennale o laurea quadriennale o altra laurea specialistica o magistrale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Il titolo di laurea di primo livello dovrà essere conseguito nelle classi di laurea L10, L11 o L12. Inoltre, un altro requisito fondamentale è quello di possedere una solida conoscenza della lingua italiana, un livello adeguato di conoscenza delle due lingue scelte per affrontare gli studi specialistici e una conoscenza di base delle principali teorie e metodologie linguistiche. Inoltre, nel percorso di studi precedente, quindi nella laurea triennale o comunque nella laurea, diciamo che nelle lauree che abbiamo menzionato precedentemente, devono essere stati acquisiti i seguenti CFU. Almeno 18 crediti in ciascuna delle lingue straniere scelte per il corso magistrale, almeno 6 crediti in uno dei seguenti ambiti: LLIN01, quindi linguistica generale, LLIN02, didattica delle lingue, MFIL05, ovvero filosofia del linguaggio. E di questi 6 CFU, almeno 4 devono essere acquisiti nel settore disciplinare LLIN01, quindi in linguistica generale. Inoltre bisogna essere in possesso di almeno 24 crediti acquisiti in due o più settori scientifico-disciplinari che riguardano materie letterarie, storico-geografiche, diritto, sociologia. Per l'elenco completo ovviamente potete rifarvi appunto al regolamento. Su questa slide trovate quelli che sono appunto altri requisiti che dovete possedere. In particolar modo, per essere ammessi al corso di laurea in traduzione specialistica, bisogna avere una media ponderata degli esami per ognuna delle lingue straniere scelte pari o superiore a 24 trentesimi. Non sono possibili arrotondamenti, quindi dovete avere o 24 come media o comunque una media superiore. Qualora le medie non dovessero risultare sufficienti, si considererà il voto di laurea, che non dovrà essere inferiore a 100 su 110. La verifica del possesso dei requisiti per accedere al corso di studi è a cura di una commissione che rende noto l'esito della valutazione in tempo utile per l'iscrizione. Ora passiamo agli insegnamenti del corso. Su questa slide vedete gli insegnamenti del primo anno che devono ammontare a 60 crediti. Allora, innanzitutto dovete acquisire 16 CFU complessivamente per gli insegnamenti di lingua e linguistica delle due lingue scelte, come vi dicevo, ripeto, tra arabo, francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco. Inoltre, durante il primo corso, 8 CFU sono riservati all'insegnamento di modelli descrittivi delle lingue. Ci sarà l'esame traduzione specialistica 1, di cui appunto io sono docente, per 8 CFU, italiano per usi speciali 6 CFU, teorie, metodi e linguaggi della geografia per 6 CFU, informatica umanistica per 6 CFU,
E poi ci sono due CFU per altre attività formative o abilità linguistiche, di cui parlerò anche dopo, e inoltre un esame a scelta dello studente di 8 CFU, appunto per un totale di 60 CFU nel primo anno. Per il secondo anno invece proseguirete quindi con altri 16 CFU, sempre relativi agli insegnamenti di lingua e linguistica delle due lingue scelte. Dovrete affrontare l'esame di traduzione specialistica 2 a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco per 8 CFU. Ci sarà un esame a scelta tra linguistica testuale e approcci cognitivi al lessico, entrambi di 8 CFU, e infine laboratorio di lessicologia informatica per 4 CFU e la prova finale sarà di 24 CFU, anche in questo caso con un totale di 60 CFU. Ecco, allora adesso approfondiamo un attimo diciamo su che cosa si tratta, di che cosa si trattano le altre attività formative o abilità linguistiche. Qui vi riporto alcuni esempi di altre attività formative che vi ricordano, vi ricordo, vi danno la possibilità di acquisire due CFU. Il primo esempio è l'EPPO Foundation Program, che è un corso erogato in cooperazione anche con la famosa multinazionale americana Apple, che consente di acquisire competenze sia più informatiche che anche soft skill, sempre più richieste dal mercato del lavoro. Un'altra attività formativa offerta annualmente è il laboratorio di traduzione automatica assistita, che vi consentirà di acquisire delle conoscenze di base su quelle che sono le principali tecnologie per la traduzione. Altri due esempi sono una startup per l'inclusione, che vi consente di acquisire delle competenze più imprenditoriali, e nuove ricerche all'orientale sull'ispanistica contemporanea. Ovviamente, diciamo, le altre attività formative, tranne alcuni casi, cambiano poi ogni anno. Per quanto riguarda la prova finale, la tesi può essere sia di tipo teorico che di tipo teorico-applicativo e può riguardare qualsiasi argomento pertinente ad una delle discipline studiate durante il corso di laurea. Tesi viene discussa in italiano e nelle due lingue di studio e può essere scritta sia in italiano che anche in una lingua straniera. Che possibilità lavorative vi dà il corso di laurea? Direi numerose opportunità vengono offerte da questo corso di laurea, e, ovviamente principalmente appunto nell'ambito della traduzione. Ma non sono escluse ovviamente anche altre possibilità. Qua su questa slide trovate alcuni esempi, quindi si può diventare traduttrici o traduttori specializzati di testi in vari domini specialistici e di ambito professionale, ci si può proporre come esperti in tecnologie per la traduzione, anche questo, diciamo, è un aspetto molto importante, sempre più richiesto nell'ambito del mercato della traduzione, si può diventare assistenti e consulenti linguistici per l'editoria libraria e giornalistica, revisori di testi, esperti o esperte per servizi collegati al multilinguismo e multiculturalismo, addetti e addette alla redazione, cura, analisi e valutazione di testi informativi e di comunicazione. Adesso discutiamo un aspetto molto importante che vi riguarda appunto da vicino, soprattutto voi che volete iscrivervi appunto a questo corso, e cioè quali sono le procedure di ammissione al corso. In questa slide trovate di nuovo il QR code che vi porta alla pagina dove potete trovare tutte le informazioni riguardanti appunto la procedura di ammissione. Dunque, e in particolare appunto anche qui vi rinnovo l'invito a guardare e leggere con attenzione il regolamento, dove appunto troverete tutte le informazioni necessarie.
La domanda di ammissione e di verifica dei crediti acquisiti deve essere inviata in un periodo di tempo ben preciso, e cioè dal 28 giugno al 10 settembre 2021, esclusivamente per mail a mts.domandeaccesso@unior.it. allegando se laureati, l'autocertificazione o il certificato in carta semplice della laurea e del voto, con elenco degli esami sostenuti, completo dei settori scientifico-disciplinari, il voto, i crediti acquisiti e le date. Oppure, se laureandi, quindi se ancora non avete conseguito il titolo, l'autocertificazione o il certificato in carta semplice degli esami sostenuti e da sostenere, completo di settori, anche settori scientifico-disciplinari, voto, crediti acquisiti e crediti che al momento della presentazione della domanda ancora non devono superare il limite di 24 CFU e le date per ogni esame. Appunto, è importante nel caso in cui siate ancora laureandi che i crediti che vi mancano non superano i 24 CFU. E inoltre un altro aspetto molto importante da ricordare: nel momento in cui producete un'autocertificazione, è ovviamente necessario allegare copia di un documento di identità valido. Se non lo allegate, purtroppo la vostra richiesta di ammissione non potrà essere considerata. Su questa pagina trovate anche informazioni riguardanti il calendario di incontri per l'orientamento. Sono previsti dal 20 luglio fino alla prima settimana di settembre una quindicina di incontri con i docenti del corso di laurea, che vi forniranno tutte le informazioni necessarie, in caso di dubbi, ovviamente. Siamo giunti alla fine di questa presentazione. Mi raccomando, il regolamento del corso di laurea deve essere la vostra Bibbia, dovete leggerlo in maniera attenta, perché appunto nel regolamento sono contenute, ripeto, tutte le informazioni relative appunto al corso di laurea. E con questo direi possiamo concludere, e vi lascio con questa citazione in inglese, che ci ricorda che appunto la traduzione non è solo non riguarda soltanto le parole, ma in realtà deve rendere intellegibile un'intera cultura. Grazie e vi aspettiamo. Ringrazio la professoressa Ioanna Monti e passo la parola al collega Giuseppe De Riso, che introduce il corso di laurea Lingua e Letterature Europee e Americane. Allora, buongiorno a voi che mi state ascoltando. Questa è la presentazione del corso di studio magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane, coordinato dalla professoressa Anna Maria Cimitile, docente di letteratura inglese contattabile all'indirizzo amcimitile@unior.it e afferente al Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, diretto dalla professoressa Maria Laudando. Mi presento, mi chiamo Giuseppe De Riso e in questo corso di studio insegno analisi del testo e traduzione letteraria inglese. Allora, innanzitutto, quali sono gli obiettivi formativi del corso? Il corso si prefigge di fornire la conoscenza avanzata di una, in alcuni casi due, tra le lingue, letterature e civiltà dell'Europa e delle Americhe, così come una solida padronanza di espressione scritta e orale nelle lingue straniere apprese, oltre che nella lingua italiana. Il corso offre due curricula. Il primo in lingue, letterature e culture, il secondo in traduzione letteraria.
Il curriculum in lingue, letterature e culture mira a perfezionare la conoscenza delle lingue, delle culture e delle letterature nelle loro dimensioni geografiche e culturali, connesse alla storia della colonizzazione e ai processi della globalizzazione. Vengono consolidati la riflessione filologica, l'analisi del testo, le teorie della critica letteraria e raccordi interdisciplinari con il teatro e i media. Inoltre si dà spazio alle discipline storiche, filosofiche, antropologiche e geografiche per favorire la ricostruzione di contesti culturali complessi. Il curriculum prevede lo studio di una sola lingua e letteratura scelta tra quelle occidentali, francese, inglese, spagnolo, tedesco, svedese, portoghese, neerlandese, olandese, anglo-americano e ispano-americano. Altri insegnamenti previsti dal curriculum, anche a scelta tra loro, sono letteratura italiana, filologia, linguistica testuale, li vedete tutti elencati in questa slide, critica letteraria, storia, filosofia, antropologia, geografia, teatro, storia dell'arte, teoria dei media digitali, estetica, più due crediti formativi da conseguire in altre attività formative e altri sei di tirocinio. Il curriculum in traduzione letteraria consente di perfezionare la conoscenza di una o due delle principali lingue e letterature europee, occidentali e orientali. Il curriculum permette di adeguare le proprie competenze alle esigenze della traduzione letteraria. A tal fine si dà spazio adeguato al confronto con la letteratura italiana, nonché allo studio dell'italiano letterario e della teoria della traduzione. Con le discipline affine o integrative assicura, tra l'altro, un'adeguata conoscenza dei mezzi informatici applicati ai settori umanistici e della traduzione. Presenta due indirizzi. Il primo, in Europa occidentale, offre percorsi monolingue e bilingue. Quelli del primo tipo riguardano una sola lingua e letteratura scelta tra francese, inglese e spagnolo. Il percorso bilingue, invece, prevede una prima lingua scelta tra tedesco, svedese, portoghese e olandese, ma permette anche lo studio di una seconda lingua dell'Europa occidentale studiata al triennio, tra francese, spagnolo, portoghese, inglese, tedesco, svedese e olandese. Chi sceglie questo indirizzo lo fa per acquisire delle competenze elevate nell'analisi testuale e comparativa di traduzioni letterarie in italiano e nella lingua straniera del curriculum, nel commento critico di traduzioni letterarie prodotte in italiano e sempre nella lingua straniera appresa, nelle traduzioni di testi letterari con particolare riguardo alla trasposizione dalla lingua di studio all'italiano, nelle consulenze editoriali relativamente alle traduzioni letterarie e infine nell'educazione all'analisi e alla traduzione del testo letterario. L'indirizzo in Europa orientale consente di affiancare alla prima lingua e letteratura dell'Europa orientale, scelta tra albanese, russo, serbo, croato e ungherese, una seconda lingua, che può essere scelta tra quelle europee orientali, romeno, albanese, finlandese, ungherese, ceco, serbo, croato e russo, o dell'Europa occidentale se studiata al triennio, tra francese, spagnolo, portoghese, inglese, tedesco, svedese e olandese. Altri insegnamenti previsti dal curriculum anche a scelta tra loro sono analisi del testo e traduzione letteraria, letteratura italiana, storia della lingua italiana, traduttologia letteraria, filologia, linguistica testuale, critica letteraria, storia dell'arte, teatro, estetica, informatica, umanistica, più di nuovo due crediti da conseguire in altre attività formative e sei di tirocinio. I laureati in traduzione letteraria e indirizzo Europa orientale avranno acquisito competenze elevate nell'analisi testuale comparativa di traduzioni letterarie in italiano e nella lingua dell'Europa orientale scelta come prima lingua. Nella traduzione di testi letterari, con particolare riguardo alla trasposizione dalla prima lingua di studio all'italiano. Nelle consulenze editoriali relativamente alle traduzioni letterarie, nell'educazione all'analisi e alla traduzione del testo letterario. Per entrambi i curricula è previsto un tirocinio formativo e di orientamento, come avete visto, che inserisce nel progetto formativo un periodo di apprendimento e applicazione sul campo in contesti lavorativi.
Per l'ammissione al corso di laurea magistrale Lingue e Letterature Europee Americane, i candidati devono essere in possesso o della laurea triennale, o del diploma universitario triennale, o ancora della laurea quadriennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. I titoli di laurea quadriennale in Lingue e Letterature Straniere del vecchio ordinamento, i diplomi universitari triennali, i titoli conseguiti all'estero e riconosciuti idonei saranno però valutati caso per caso. È richiesta inoltre una solida conoscenza della lingua e della letteratura italiana, con particolare riguardo alle competenze nell'italiano scritto. Una buona conoscenza della storia culturale e letteraria europea o americana, così come una solida conoscenza della lingua straniera che si intende studiare, adeguata ad affrontare naturalmente quello che è in ogni caso uno studio specialistico. E per chi sceglie uno dei percorsi bilingue, anche una conoscenza della seconda lingua scelta. È richiesto tra l'altro un numero minimo di crediti formativi conseguiti al triennio, 18 per la lingua o 16 per le lingue dell'Europa orientale, mentre per la letteratura i crediti sono 12 distribuiti su 2 annualità, nonché una media minima nelle votazioni conseguite, 24 per la lingua e 25 per la letteratura, così come di almeno 6 crediti per la letteratura italiana. In ogni caso trovate tutti i dettagli online nella pagina relativa alle modalità di accesso e raggiungibile nel link che vedete riportato in questa slide e comunque facilmente raggiungibile con una ricerca nel sito ufficiale di Ateneo. Il possesso delle conoscenze e competenze preliminari è verificato attraverso la valutazione del percorso di laurea triennale e dei crediti formativi universitari di livello triennale acquisiti nella carriera pregressa dei candidati. È possibile conoscere in dettaglio i requisiti, di nuovo visitando online la sezione modalità di accesso, raggiungibile dalla voce didattica del sito unior.it. Come è strutturata l'offerta formativa? Si articola in lezioni frontali o via e-learning dove previsto, attività di esercitazione per le lingue e la traduzione e all'occorrenza seminari. Sono previste anche attività scelte liberamente dallo studente tra gli insegnamenti attivati nei corsi di laurea magistrale, così come altre attività formative quali partecipazione a iniziative culturali, esperienze formative all'estero o eventuali altre attività giudicate però sempre coerenti con il percorso formativo da un'apposita commissione per il riconoscimento dei crediti, oltre a un tirocinio curriculare. Non è previsto l'obbligo di frequenza per gli insegnamenti, tuttavia una frequenza assidua è sempre auspicabile e vivamente sollecitata per tutti gli insegnamenti. Entrambi i curricula del corso di laurea permettono di trovare sbocchi occupazionali come operatori linguistici nelle istituzioni culturali e nelle rappresentanze diplomatiche e consolari, traduttori in ambito umanistico, in particolare per il curriculum traduzione letteraria, operatori linguistici nell'industria e nel terziario culturale dell'editoria e dei mezzi radiotelevisivi, alle agenzie letterarie e culturali, al mondo dell'arte e dello spettacolo, assistenti e consulenti per la cura e la redazione di testi per l'editoria libraria e giornalistica, organizzatori e produttori di eventi culturali relativamente agli ambiti di studio, assistenti linguistici all'interno di aziende ed enti pubblici e privati, specialisti della mediazione interculturale in organismi internazionali di natura politica, economica e sociale. I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i concorsi di formazione all'insegnamento secondario. Se volete iscrivervi, la domanda di ammissione può essere presentata dal 28 giugno al 10 settembre 2021. La presentazione delle domande per la verifica dei requisiti di accesso va inoltrata via email all'indirizzo mea.domandeaccesso@unior.it.
Tutti i dettagli sui requisiti e modalità di accesso, nonché il modello di domanda da compilare e inviare, sono disponibili sempre online nella pagina modalità di accesso del sito unior.it. Con la speranza che la presentazione vi abbia fornito le coordinate utili per una valutazione sull'opportunità di seguire questo corso di laurea, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Arrivederci. Ok, ringrazio il collega professor De Riso e passo la parola alla professoressa Alessandra De Chiara, che introduce il corso di laurea magistrale Relazioni Internazionali. Buongiorno, sono Alessandra De Chiara, la coordinatrice del corso di laurea magistrale in relazioni internazionali e docente all'interno di questo corso con l'insegnamento di strategie aziendali di sviluppo sostenibile. Il corso di laurea in relazioni internazionali presenta una formazione classica nelle relazioni internazionali con una forte interdisciplinarità degli insegnamenti che appartengono ad aree scientifiche disciplinari diverse nell'ambito giuridico, economico, storico-politologico e più in generale delle scienze sociali, ma con una forte attenzione all'integrazione dei contenuti all'interno dei diversi insegnamenti. La multidisciplinarità è una condizione basilare fondamentale per la comprensione delle trasformazioni politiche, sociali, giuridiche, economiche negli scenari internazionali. Il corso inoltre offre la possibilità di approfondire lo studio di una lingua straniera che quindi completa quella che è la vocazione internazionalistica del corso di studi. In sintesi, gli obiettivi formativi del corso di laurea in relazioni internazionali sono dunque un approfondimento della conoscenza dei processi di internazionalizzazione e di globalizzazione dei fenomeni politici, economici e sociali di grande scala, nonché uno sviluppo delle conoscenze in maniera approfondita degli scenari e dei contesti globali e regionali. Alla formazione classica nelle relazioni internazionali, il corso offre la possibilità allo studente di specializzarsi in tre percorsi che corrispondono ai tre curricula del corso di studi, ossia curriculum in politica internazionale, diritto, economia e relazioni internazionali ed Europa e America negli scenari globali. Per quanto concerne gli obiettivi formativi del curriculum politica internazionali, questo corso consente di approfondire le conoscenze sulle questioni riguardanti l'Europa nel contesto globale, all'interno del bacino del Mediterraneo, in quelle che sono le relazioni dell'Europa con l'Africa e l'Asia. Inoltre dà allo studente la possibilità di approfondire le conoscenze sul fenomeno migratorio e su quelle che sono le sue implicazioni giuridiche e economiche, come pure di studiare in maniera approfondita quelli che sono i temi dei processi di globalizzazione dei mercati del lavoro e della finanza, nonché all'interno di questo curriculum lo studente studierà in maniera approfondita i temi relativi agli insegnamenti di diritto internazionale, economia internazionale, storia delle relazioni internazionali e scienza politica. E in questo curriculum c'è ovviamente la possibilità di studiare una lingua straniera. Per quanto concerne gli obiettivi formativi del curriculum diritto, economia e relazioni internazionali, in questo percorso lo studente ha la possibilità di approfondire le conoscenze sui processi di globalizzazione e di internazionalizzazione, con particolare attenzione a quelle che sono le tematiche di carattere economico e giuridico. Approfondisce una serie di studi rispetto sia all'area del diritto,
diritto, quindi relativamente al diritto internazionale, al diritto pubblico comparato, alle tematiche connesse alla legislazione bancaria, nonché ai temi della tutela dei consumatori nell'economia digitale e negli scenari globali, come pure approfondisce una serie di insegnamenti rispetto invece all'area economica, relativamente all'economia e finanza internazionale, all'economia pubblica, alla politica di sviluppo regionale, ai temi della cooperazione internazionale allo sviluppo e alle strategie aziendali di sviluppo sostenibile. Anche in questo curriculum si studia in maniera approfondita una lingua straniera. Per quanto concerne l'ultimo curriculum Europa e America negli scenari globali, questo percorso consente allo studente di approfondire le conoscenze sugli scenari e sui contesti regionali e globali, con particolare riguardo al ruolo dell'Europa e delle Americhe. Lo studente inoltre studia in maniera approfondita i temi del diritto internazionale, dell'economia internazionale, della storia delle relazioni internazionali e della scienza politica, nonché affronta e approfondisce le conoscenze sulle questioni riguardanti le relazioni esterne dell'Unione Europea, l'organizzazione e la governance della politica europea, la storia della Russia nel contesto politico internazionale e una serie di temi che riguardano le società e le culture dell'America Latina e dell'America del Nord. E anche in questo curriculum si studia una lingua straniera. Per quanto riguarda i requisiti di accesso al corso di studio, si accede a quello che è il corso di studio in relazioni internazionali attraverso una laurea di vecchio o di nuovo ordinamento oppure con titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Un'apposita commissione valuterà la congruità del curriculum dello studente in relazione soprattutto alla presenza di 8 crediti formativi nei seguenti ambiti disciplinari: quello giuridico, economico, storico-politico e delle scienze sociali. Se il curriculum dello studente viene considerato congruo, lo studente si potrà immatricolare al corso di studio previo colloquio motivazionale e anche di orientamento nella scelta di quello che può essere il curriculum più adeguato. Diversamente, se la commissione valuterà il curriculum non congruo, lo studente dovrà dimostrare di aver conseguito le conoscenze di base richieste negli ambiti disciplinari che risultano mancanti. A questo proposito, il corso di studio offre nella pagina web tutte le informazioni relative ai programmi di studio che lo studente può seguire per appunto recuperare queste carenze rispetto a diversi ambiti scientifici disciplinari. Dà anche tutte le informazioni rispetto a quello che è il calendario dei colloqui per conseguire queste idoneità e nonché appunto il corso di studio, sempre per supportare l'acquisizione delle conoscenze da parte dello studente nei crediti formativi mancanti, organizza a settembre dei corsi integrativi di 30 ore rispetto all'ambito disciplinare giuridico, in particolare il diritto pubblico e del diritto internazionale, per l'ambito economico e per l'ambito storico-politologico. Per quanto concerne l'articolazione degli insegnamenti all'interno dei singoli curricula, dobbiamo dire che tutti e tre i curricula sono caratterizzati da 4 esami obbligatori e caratterizzanti appunto della laurea magistrale in relazioni internazionali, che sono diritto delle organizzazioni internazionali, economia e finanza internazionale, governance regionale e globale e storia della politica internazionale. Anche tutti e tre i curricula ancora presentano delle attività laboratoriali professionalizzanti e dei tirocini che per il corso di studio in relazioni internazionali sono previsti o come attività estera o esterna. Nella particolare curriculum di politica internazionale l'articolazione degli insegnamenti segue quella che è la naturale prosecuzione del corso di studio triennale in scienze politiche e relazioni internazionali, quindi con una caratterizzazione degli esami che lo studente potrà sostenere e scegliere nell'ambito di rose più ristrette appunto che lo specializzano nella politica internazionale. Per quanto concerne invece l'offerta formativa del curriculum diritto, economia e relazioni internazionali, questo ovviamente è un piano di studio che si caratterizza per una maggiore presenza di insegnamenti, quindi di esami che lo studente potrà scegliere nell'ambito giuridico e nell'ambito economico.
Infine, per quanto riguarda il curriculum di Europa e America negli scenari globali, lo studente potrà appunto scegliere tra rose più ristrette appunto di insegnamenti che gli consentono di approfondire le conoscenze sui contesti regionali e sui contesti globali e in relazione al ruolo dell'Europa, in particolare dell'Europa orientale e dell'America, in particolare dell'America Latina e dell'America del Nord. In tutti e tre i curriculum si studia la lingua straniera, in particolare lingua inglese, francese, spagnola e lingua russa. Nel terzo curriculum Europa e America in scenari globali c'è la possibilità di scegliere anche la lingua portoghese. Per quanto concerne la mobilità internazionale, il corso di studi in relazione internazionale supporta quella che è la mobilità internazionale dei propri studenti per l'acquisizione di crediti formativi all'estero attraverso la partecipazione degli studenti al programma Erasmus Plus, quindi per la mobilità sia di studio, sia per studio, sia per tirocinio all'interno dell'Unione Europea, oppure offrendo la possibilità allo studente di scegliere in un'ampia gamma di convenzioni che l'Ateneo Orientale ha siglato con diverse università straniere al di fuori del contesto europeo. Il corso di studio aiuta lo studente nella scelta di queste accordi e convenzioni attraverso le quali poter studiare all'estero, quindi sostenere esami all'estero, dando tutta una serie di informazioni all'interno della pagina web, così come vengono date informazioni per quanto riguarda la possibilità di stage professionalizzanti e quelle che possono essere anche opportunità lavorative sia durante il percorso di studi sia a termine del percorso di studi. Infine, relativamente alle figure professionali, dobbiamo dire che il corso di relazioni internazionali è finalizzato a contribuire alla formazione di figure professionali altamente qualificate, in grado di interpretare e analizzare quella che è la dimensione internazionale dei sistemi politici, economici, giuridici e sociali, in grado di operare nella dimensione internazionale di questi, in questi contesti, di questi sistemi. Il corso di studio in relazioni internazionali contribuisce alla formazione di figure altamente qualificate sui temi dello sviluppo internazionale, del mantenimento della pace, della tutela dei diritti umani, della promozione della democrazia, della mediazione interculturale e di quella che è la promozione alla gestione dei flussi migratori. Gli sbocchi occupazionali degli studenti che seguono il corso di studio in relazioni internazionali si individuano nell'area diplomatica, nelle organizzazioni internazionali e negli uffici per l'internazionalizzazione sia di enti pubblici, di imprese e di organizzazioni non profit. Per concludere dobbiamo dire appunto che la sede del corso delle relazioni internazionali può individuarsi nel Palazzo Giusto, che è appunto è localizzato nel centro storico di Napoli. Grazie. Grazie alla professoressa Alessandra De Chiara e adesso passiamo alla presentazione del corso di laurea in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euro-Mediterranea, introduce la professoressa Anna Mongibello. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Anna Mongibello, insegno lingua e linguistica inglese e sono qui per presentarvi il corso di laurea magistrale in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euro-Mediterranea. Il corso è coordinato dalla professoressa Anna Liguori ed io l'affianco con piacere come vice coordinatrice. Il corso si iscrive nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, ma come vedremo più avanti incarna perfettamente lo spirito di interdisciplinarietà e di apertura che è caratteristico del nostro Ateneo, poiché mantiene una stretta relazione con gli altri due dipartimenti, quello di Studi Letterari, Linguistici e Comparati da una parte e quello di Asia, Africa e Mediterraneo dall'altra. E così la stessa relazione è intrattenuta ovviamente con i docenti, i saperi e le competenze
competenze iscritti in quei dipartimenti. Il corso, la cui sigla è MLC, fa capo alla classe delle lauree magistrali in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione, la LM38, e con essa condivide gli obiettivi formativi qualificanti. È caratterizzato quindi da una stretta interazione tra le competenze linguistico-comunicative, le conoscenze storiche, filosofiche, geografiche e relative alle scienze sociali. All'interno di questo percorso di studi potrete perfezionare una lingua straniera biennale a livello avanzato e una seconda lingua annuale. Inoltre, insegnamenti di tipo storico, filosofico, geografico, economico e sociale personalizzano e caratterizzano il percorso formativo di questo corso di studio. Per quanto riguarda le caratteristiche, che cos'è che in effetti rende questo corso unico rispetto agli altri corsi all'interno della stessa classe di laurea e perché dovreste scegliere proprio questo corso? In effetti si tratta di un corso di laurea unico nel suo genere rispetto quindi a quelli presenti nella stessa classe delle lauree magistrali presso altri atenei italiani e vediamo un po' per quali ragioni lo è. Innanzitutto il corso ha una forte vocazione linguistica e comunicativa, come si evince anche bene ovviamente dalla sua denominazione, no? Lingue e comunicazione interculturale in area euro-mediterranea. Coniuga poi la formazione linguistica con altri elementi di natura storica, geografica, economica, sociale, come già abbiamo visto, e questo è certamente un suo valore aggiunto. Infine, rispetto ad altri corsi di studio afferenti alla stessa classe di laurea presso altri atenei italiani, ha un'ulteriore specificità, ovvero sia il focus sull'area euro-mediterranea. Negli anni questa specificità ci è stata riconosciuta ed è stata apprezzata da un numero di iscritti sempre maggiore, tant'è che la magistrale in lingua e comunicazione interculturale è il primo corso per numero di iscritti nel Mezzogiorno relativamente alla stessa classe di laurea. Il corso inoltre consente l'accesso ai percorsi formativi per l'insegnamento, rispettando ovviamente i requisiti necessari e caratteristici delle rispettive classi di concorso. Offre una specifica qualificazione nel campo delle lingue e della comunicazione interculturale nell'area euro-mediterranea, pone le competenze linguistiche in relazione con una serie di altri saperi che fanno capo ai linguaggi della comunicazione e della mediazione nei contesti interculturali e si tratta di saperi questi che sono fondamentali per poter conoscere e comprendere in maniera critica i processi di cambiamento contemporaneo, anche per calarsi bene all'interno proprio di questi stessi contesti interculturali, multiculturali e plurilinguistici. E dunque grande attenzione rivolta al plurilinguismo, ai processi sociolinguistici e ai meccanismi comunicativi in senso lato. Passiamo ora a dare un'occhiata all'offerta linguistica. Vi dicevo all'inizio che nell'ambito di questo percorso avete la possibilità di studiare due lingue. Le lingue che si possono studiare a livello avanzato fanno capo innanzitutto al ventaglio linguistico dell'Europa occidentale, come potete vedere qui, l'inglese, il francese, il portoghese, lo spagnolo, il tedesco, sono tutte lingue che potete scegliere di approfondire a livello avanzato. Abbiamo poi ovviamente una scelta che fa capo all'Europa orientale con il russo, l'albanese e il romeno e infine l'arabo e il turco a chiudere l'area euro-mediterranea. Per poter scegliere di studiare una lingua a livello avanzato dovrete averla già studiata però nel vostro percorso triennale o di laurea di vecchio ordinamento per almeno 3 annualità totalizzando 18 CFU e una media del 25 in tutti e 3 gli esami di lingua, come vedremo poi anche dopo quando parleremo dei requisiti per l'accesso.
A questo primo ventaglio di scelte si affianca un secondo ventaglio, ovvero l'insegnamento di una seconda lingua di livello base, ossia una lingua che studierete per la prima volta e rispetto alla quale non sono richieste delle conoscenze preliminari. Qui potrete scegliere tra lo sloveno, il serbo-croato, il romeno, il berbero, l'albanese, il russo e così anche il turco e l'arabo, che coprono poi tutta l'area, anche qui euro-mediterranea. Abbiamo parlato dell'offerta che riguarda le lingue, adesso guardiamo un po' l'offerta delle scienze umane e sociali. Questo è un aspetto caratterizzante e, come vedete, un'ampia scelta è assicurata nella dimensione sociologica, geografica, filosofica, ma anche in ambito storico, nell'area linguistico-letteraria, nell'importante ambito giuridico e nell'area artistica. Si tratta di insegnamenti, in effetti, che offrono prospettive importanti per comprendere e per sapersi muovere in contesti multiculturali e plurilinguistici. A queste macro aree si aggiungono poi degli esami areali specifici, ad esempio afferenti al mondo arabo, oppure per chi volesse approfondire lo studio del russo. Tra i crediti maturati da maturare al primo anno ci sono 4 CFU da maturare attraverso seminari e laboratori che vengono arricchiti anno dopo anno anche attraverso la partecipazione e il contributo di forze esterne, tra cui esperti che collaborano alle attività laboratoriali. Al secondo anno vige un obbligo di maturazione di 4 CFU tra stage e tirocini. Si tratta di un momento formativo fondamentale perché è il momento in cui ci si mette alla prova sul campo e quindi è indispensabile per comprendere come mettere in atto le conoscenze acquisite durante il biennio. Come si accede a questo corso? Partiamo diciamo dal requisito fondamentale, ovvero sia avere una laurea di vecchio o di nuovo ordinamento oppure un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto come idoneo. Sono inoltre richieste la conoscenza di una solida lingua, una solida conoscenza di almeno una lingua straniera, e poi dopo vedremo in che senso intendiamo una solida conoscenza. Sono richieste competenze informatiche e umanistiche, adeguate conoscenze linguistiche, storiche, filosofiche e di scienze sociali. Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche preliminari, lo dicevo anche prima, è necessario aver studiato la lingua o le lingue di studio scelte a livello avanzato per almeno 3 anni, acquisendo 18 CFU, con una media però non inferiore al 25 su 30, ma questo lo ripeteremo anche tra un attimo. Si consiglia poi fortemente di aver acquisito 60 CFU conseguiti nei settori scientifico-disciplinari previsti dai percorsi curriculari delle lauree L10, delle classi di laurea L10, L11 ed L12. Ad ogni modo, la coerenza dei crediti maturati anche in altre classi di laurea oltre a queste sarà valutata dalla commissione prima del colloquio motivazionale. In definitiva, due sono le condizioni assolutamente ineludibili e per le quali non vengono fatte eccezioni, ossia la media dei voti ottenuti al triennio nelle lingue di studio scelte a livello avanzato e che non deve essere inferiore, l'ho detto già prima, ai 25 trentesimi, e il voto di laurea che deve essere minimo di 100 su 110. Queste due condizioni di per sé assicurano l'accesso alla magistrale previo ovviamente colloquio motivazionale. Per maggiori dettagli sulle scadenze, sulle modalità di presentazione della domanda, vi invito a prendere visione della pagina dedicata al nostro corso di laurea sul portale dell'Orientale, in particolare alla voce accesso alle aule magistrali 2021-2022.
Il rapporto con la dimensione internazionale è per noi fondamentale, data la vocazione alla cooperazione e alla comunicazione interculturale, come avrete capito. Siamo quindi ben inseriti nei percorsi Erasmus+, nei programmi quindi di mobilità per studio, tirocinio in paesi europei, così come negli accordi nell'ambito della mobilità internazionale con le università in aree geografiche extraeuropee. Rispetto a queste due tematiche, vi invito anche qui a prendere visione delle pagine dedicate sul nostro portale per maggiori e più specifici dettagli. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, in effetti questo corso di laurea aiuta a costruire delle attitudini tali da agevolare l'inserimento all'interno di una moltitudine di contesti lavorativi. Dalla cooperazione internazionale, come potete vedere, quindi la collaborazione ad esempio con le ONG e l'universo del terzo settore, si può anche arrivare a lavorare in servizi culturali per l'editoria, nella produzione di sussidi multimediali, nel giornalismo, nel turismo, nell'ambito dei beni museali e delle biblioteche. In generale si viene preparati quindi all'inserimento nell'ampio universo dell'interculturalità e del plurilinguismo anche nella prospettiva di intraprendere percorsi di formazione all'insegnamento, come dicevo all'inizio. La nostra sede fa capo a Palazzo Giusso, che è uno dei luoghi simbolo del nostro Ateneo. Se avete domande potete scrivere a me o alla professoressa Liguori, qui vedete sulla slide i nostri indirizzi email. Ci teniamo in contatto anche con i nostri studenti e le nostre studentesse attraverso la pagina Facebook del corso, dove pubblichiamo notizie relative ad attività ed eventi di interesse per i nostri studenti e le nostre studentesse. E dunque per ora io vi ringrazio per aver seguito questa presentazione e se deciderete di iscrivervi al corso magistrale in Lingua e Comunicazione Interculturale nell'area Euro-Mediterranea sarà un piacere per noi accogliervi e darvi il benvenuto. Grazie alla professoressa Mongibello e passiamo all'ultima relazione che terrà la professoressa Roberta Arbolino che introduce relazioni internazionali Asia ed Africa. Buongiorno a tutti, sono Roberta Arbolino, un docente di politica economica, coordinatrice del corso di laurea Relazioni e Istituzioni dell'Asia e dell'Africa, di cui oggi vi presenterò gli obiettivi formativi principali. Questo corso, che ha una portata multidisciplinare, si propone di fornire delle conoscenze e abilità particolari di tipo generalistico a cui vengono associate delle specifiche competenze di ambito areali che sono caratteristiche della tradizione della nostra università, gli studi di Napoli l'Orientale, e nasce proprio dalla necessità di rispondere a una domanda crescente di professionalità di tipo arealistico per quei paesi, in particolare l'Asia, l'Africa e il Medio Oriente, che hanno dei processi di crescita molto veloci e che comportano con loro anche però delle grosse problematiche. La durata del corso di laurea è di 2 anni. Il corso di studio non prevede curricula, la conoscenza della lingua areale, tuttavia indirizza normalmente quella che è l'area di specializzazione, anche se non si esclude la possibilità di mettere in relazione diverse aree tematiche. In particolare, le aree geografiche di competenza del corso di studi sono l'Africa, il Nord Africa, Medio e Vicino Oriente, l'Asia meridionale e l'Asia orientale. Il percorso del nostro corso di studi porta ad ottenere alcuni obiettivi formativi, in particolare la padronanza delle competenze che sono proprie di una classe di laurea magistrale LM52 in relazioni internazionali,
una competenza avanzata, scritta e orale, di una lingua dell'area di competenza e la conoscenza di tutte quelle che sono le problematiche politiche, sociali, economiche e giuridiche specifiche di un'area, quindi l'Asia, l'Africa e il Medio Oriente. Tutti questi obiettivi formativi che vi ho appena descritto saranno raggiunti attraverso tre diverse aree di apprendimento, quindi ovviamente questo presuppone un iter che è abbastanza complesso, perché noi abbiamo una prima area di apprendimento che interessa tutti quelli che sono gli insegnamenti internazionalisti che sono di ambiti disciplinari obbligatori. A questo si aggiunge un biennio di lingua e cultura extraeuropea e in più abbiamo un nucleo di insegnamenti areali di settori di impianto storico, politico, economico, internazionalista, appunto, che fanno riferimento a alcune realtà specifiche delle aree che si intendono studiare. Il corso è completato poi da un esame a libera scelta dello studente che può sceglierlo fra tutti i corsi di laurea magistrale che sono offerti dal nostro Ateneo. In particolare, vediamo che nel gruppo degli insegnamenti più generalisti e quindi internazionalisti, lo studente dovrà svolgere 5 esami afferenti a diversi ambiti disciplinari. Abbiamo l'ambito giuridico, abbiamo un esame a scelta tra diversi esami economici, politologico, storico, storico-politico e ancora un secondo di tipo di ambito giuridico. Poi abbiamo il gruppo delle lingue, abbiamo le lingue, il biennio di lingua, che ovviamente, data la nostra tradizione, la vastità delle lingue che vengono insegnate all'università orientale, sono delle più svariate. In particolare possiamo annoverare per l'Africa possiamo già incominciare a suddividere l'Africa subsahariana dal Nord Africa. Per quanto riguarda gli insegnamenti di lingue dell'Africa subsahariana, viene proposto e viene offerto l'insegnamento di lingua Hausa, il Somalo e il Swahili. Per quanto riguarda invece l'insegnamento di lingue afferenti al Nord Africa, al Medio e al Vicino Oriente, abbiamo il berbero, l'arabo, l'ebraico moderno e contemporaneo, il turco e il persiano. Infine, con riferimento all'Asia meridionale e all'Asia orientale, oltre al cinese, al giapponese e al coreano, offriamo, mettiamo a disposizione l'insegnamento di urdu, hindi, tibetano e indonesiano, che è l'unica lingua per cui non è richiesta una conoscenza già avanzata, per questo noi intendiamo di crediti ottenuti pari a 20, ma è possibile iniziarlo ad un livello base, perché è possibile completarlo nell'arco appunto di 2 anni. A questo secondo blocco, come vi dicevo prima, appunto, si aggiunge un'ultima area di apprendimento, che sono gli insegnamenti areali. Così come potete vedere appunto da questa slide, ce ne sono di diverse tipologie e ovviamente fanno riferimento all'area geografica di riferimento, quindi tra, per quanto riguarda l'Africa subsahariana, il Nord Africa, il Medio e il Vicino Oriente, ne abbiamo diversi. Tra questi possiamo annoverare politiche di sviluppo locale in Africa, l'Islam contemporaneo, il diritto musulmano e dei paesi islamici e tanti tanti altri. Per completare questo quadro abbiamo gli insegnamenti areali che fanno invece riferimento all'Asia meridionale e all'Asia orientale, politiche e istituzioni della Cina contemporanea, Giappone International System, sistemi politici dell'India contemporanea, aggiunto quest'anno così come tanti altri. Faccio presente che il corso è in italiano, tuttavia alcuni corsi che vengono impartiti sono in lingua inglese. Una volta completato lo schema base dei nostri insegnamenti, a cui si vanno aggiunti un laboratorio e un tirocinio. Il laboratorio consente di ottenere 2 crediti formativi e ce ne sono di più svariati. Sono degli insegnamenti specifici che consentono appunto, come dicevo, di attribuire 2 crediti formativi e che danno delle particolarità, delle specifiche rispetto a degli insegnamenti. Tra alcuni, appunto, qua potete vedere appunto che ce ne sono alcuni presentati come Business Japanese e rapporti sociali nel Giappone contemporaneo, uno che ha a che fare appunto con l'economia circolare, ma ce ne sono diversi che sono offerti e si differenziano per il primo e il secondo semestre.
Per quanto riguarda invece i tirocini e gli stage, ovviamente in base alle tantissime convenzioni che l'Orientale ha a sua disposizione, il SOS vi aiuterà, il SOS è il servizio orientamento studenti, vi aiuterà appunto a poter avere i contatti con i principali enti a livello internazionalistico, sia a livello nazionale. Tra questi abbiamo il MAECI, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Istituto Affari Internazionali, l'Istituto Confucio, il Consolato Americano e tantissimi altri. Un punto molto importante per il nostro corso di studi è l'internazionalizzazione. Perché? Perché ovviamente essendo di una natura a 360 gradi, noi docenti del corso di studi ci teniamo molto appunto che gli studenti possano fare un pezzo del loro percorso di studi all'estero. Proprio per questo confidiamo appunto in quello che è l'utilizzo di diverse convenzioni che ha l'Orientale, ma in particolar modo della partnership con l'Erasmus Plus, che consente sia programmi di studio, di mobilità per studio, tirocini in paesi dell'Unione Europea, sia è possibile appunto tramite accordi con altre aree geografiche extraeuropee, è possibile appunto che gli studenti, non solo è possibile ma anche auspicabile che gli studenti possano andare in diversi paesi come avviene normalmente, quali la Cina, la Corea, il Giappone, l'Indonesia e tutti quelli dell'interesse dell'area che si sta studiando. Un valore aggiunto del nostro corso di studi è la possibilità per gli studenti che studiano il giapponese di beneficiare del double degree con l'Università di Kobe, con cui abbiamo un'importante partnership. In questo modo due studenti o studentesse del nostro corso di studi hanno la possibilità di prendere un titolo congiunto Italia-Giappone. Tra gli sbocchi professionali più importanti, diciamo, abbiamo sicuramente la carriera diplomatica, ma anche la possibilità di accedere a quelle che sono le principali organizzazioni nazionali e sovranazionali e internazionali. Tra questi il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'ONU, ma ancora Ufficio Internazionale di Regioni e Enti Locali. Il nostro corso di studi forma inoltre anche gli studenti verso pratiche di assistenza umanitaria, tutela di diritti, associazionismo, cooperative, ONG, ma allo stesso modo dà anche la possibilità di lavorare presso centro di studi, così come presso enti privati o enti pubblici. È importante ancora sapere che gli studenti che si iscrivono al nostro corso di laurea, così come gli studenti che si iscrivono all'Orientale, hanno la possibilità di utilizzare un ricco patrimonio librario e di godere dell'appoggio e del personale altamente qualificato per l'utilizzo di quelle che sono le banche dati, sia per quel che riguarda gli insegnamenti generalisti, sia per quel che riguarda gli insegnamenti più specifici, quindi mi riferisco a quelli reali. Per la missione al corso di studi, sul sito, sulla pagina del corso del MRI, questo è il nostro acronimo, potete trovare appunto tutte le informazioni che io riassumerò in maniera molto breve e concisa. La domanda va presentata a magistrali.disus@unior.it. In questa domanda deve essere specificata quella che è la lingua che si intende studiare, ovviamente sulla base di quelli che sono i presupposti e quelle che sono le capacità e gli studi che sono stati fatti precedentemente. Una volta presentata la domanda, a cui dovrà essere allegato anche il piano di studi svolto precedentemente, la commissione ammissioni farà una valutazione dello studente in base alla presenza di alcuni ambiti disciplinari necessari per poter accedere a questo corso di laurea. In particolare ci riferiamo all'ambito giuridico, mi riferisco all'ambito giuridico, diritto, storico, politico e sociale. Nel caso in cui manchi la presenza di un esame in questi ambiti, il curriculum sarà giudicato non congruo e lo studente dovrà intraprendere e svolgere dei colloqui integrativi.
Per questo potrà anche fare riferimento, potrà beneficiare di quelli che sono dei corsi che vengono fatti per queste materie nel mese di settembre. E poi successivamente fare questo colloquio integrativo. Vengono offerti e pubblicati sulla pagina del corso di laurea anche i libri che sono consigliati. Nel caso in cui invece il curriculum venga definito congruo, ci sarà un semplice colloquio motivazionale e poi dopo si potrà accedere e iscriversi al corso di laurea. Una volta approvato, l'iter è completato e quindi ci si può immatricolare. Qui potete trovare su questa slide una serie di documenti, di siti che sarebbe utile consultare. In primo luogo il regolamento didattico 2021-2022 è stato appena redatto e anche il file in cui sono presentati il consiglio e le commissioni proprio per sapere a chi rivolgervi, quindi nel nostro corpo docenti. E ancora sulla stessa pagina trovate gli avvisi del coordinatore e l'assicurazione qualità. Con questo penso di avervi dato tutte le informazioni, in ogni caso sono disponibili se avete qualche domanda. Vi ringrazio per l'attenzione. Ok, ringrazio la professoressa Roberta Arbolino per la sua presentazione. Siamo quindi arrivati alla fine di questa diretta streaming. Ricordo a tutti i partecipanti che è possibile compilare il questionario di valutazione inquadrando il QR code che vedete sul vostro schermo. E questo tipo di feedback ci serve molto per migliorare quelli che sono gli eventi futuri, quindi vi invito caldamente nel darci una risposta. Voglio ancora ricordare che è possibile mandarci ancora delle domande anche sulla presente chat e questa registrazione sarà disponibile sul nostro canale YouTube, quello di Ateneo, e quindi potrà essere visionato anche successivamente. A questo punto non mi resta che ringraziare tutti i tecnici e gli amministrativi che hanno partecipato all'evento e arrivederci all'Orientale. Grazie.